dire porco Livio? Ma che cazzo ne faccio che? Ma porco Livio! Livio, di ovvio. Colidio. Ma porco Livio, si chiama Livio questo mostro? Porco Livio sì! Porco Livio! 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 Fangula Livio. Dimensions has a somewhat looser feel to it. Yeah, it's got an almost improvisational tone. Porco Livio. Fangula Livio.
Ciao buon ciao. Buondì, buondì, buondì. Buonasera. Buonasera. Questa benvenuti sera. Benvenuti questa sera. Beh. Live anche di sabato, sì. Incredibile. Ci vediamo stasera alle 22:30. Grazie Fesh! Hai rotto questa fuga. Non posso fare. Quanto dura? Molto. Ok. Pelle, ma che cazzo è sta roba? Che cosa Pelle? Ha un video. Che ha fatto Pelle? Un video ho scritto, ho visto solo Poli, quindi non so che vorrei. E vai, vediamolo. Scorri. Devi scorrere all'inizio. Appena ti capita un... credo sia una clip. Ah, tra l'altro vedi... ti ha inviato un video e ha scritto in chat, mi ha inviato un video. Vabbè. che cosa è successo qua? Non lo so, sarà Poli che bara? Ah, Poli che bara. Vabbè, c'è questo Pokémon. Pokémon della fine del mondo, l'hai visto? E cosa? Arceus c'ha barba. Cioè? Huge Power è l'abilità banale che tira doppio l'attacco. Ma non la puoi avere. Se usi il gettone, la regola dice che... Che gettone? Tu per prendere Arceus, che è bannato, ci hanno dato dei gettoni che tu puoi prendere al laboratorio un Pokémon bannato, un leggendario. Però prendi la metà dei punti per tutta la run. Ah, ok. Però... diciamo che tutte le regole del ban non valgono. Quindi ha trovato Arceus bannato con l'abilità bannata OP che gli raddoppia l'attacco. Quindi ha tipo, però ha preso metà dei punti. Ha tipo il 12. Ho capito. Però ha fatto tipo tutto. Sì. Cioè, tipo 12 per del livello in attacco. Cioè. Con statistiche buone, magari. C'ha tutto attacco e velocità. Attacco e velocità. Vabbè, one shot a qualunque cosa. Sì. Vabbè, fatemi vedere questa clip. Ma. Comunque c'è un po' di malcontento in giro, sento. Fra, c'ho 1000 d'attacco! Ho sbagliato! Spunga abbia persi? Ha fatto roll out che lo locca, adesso non può più curare. Greve. Non si può togliere questa cosa. No, per 5 turni fai sempre la stessa mossa in automatico. Bravo Poli. Ottimo lavoro. Questo fa rosicare. Bravo, lo capisco, lo capisco benissimo. Questo fa molto rosicare. Avete sentito l'acuto? Ed è comunque primo, Ed è comunque primo. Dai, qualcuno, bravo ragazzo.
Bravo qualcuno, dai. 30 heads, dai, forte, vedi. Conciliamo perfettamente lo studio noi. Perfetto, bravo. E niente, bravo, quindi ha perso così. Ha perso sì, vabbè. Vabbè, la Lega quanto te dà? Cioè... Sì, ha perso 300-400 punti, penso. Però vabbè, è una cosa che dici, volevo finire a sto punto. Però... Ma il gettone è una cosa che ha inserito lui. Sì. 700 punti Lega più rosso. Però dimezzati, quindi 300-400 punti. Sì. Ma perché? Fa sempre bene. Vabbè, comunque vabbè. Devo dire una cosa divertente, che lui per fare la Soul Card, che è una cosa che ti dà punti, tutti quanti i giocatori della Bill devono fare... Ah, lo so, l'ho visto. Hai prima visto? Di entrare in live, sono andato, fammi vedere che sta a fa Poli, e c'è lui che fa, un tizio ha detto, ma allora sta Soul Card così, e io non posso finché Belia... Se io non batto Jasmine poi non fai punti. Grazie, Dry. Adesso voglio 1000 punti da Poli per fare Jasmine. Azz. Mi deve dare 1000 punti. Vabbè, ma non, ma non ci guadagna, scusa. Quant'è sta carta? No, vale 500 punti, ma senza, senza la Soul Card non può completare l'album. E l'album vale 2500 punti. Qui sono 3000 punti. Ah, ce lo vuoi ricattare così? Sono 3000 punti in mano a Melia. 3000 punti. Così, ma sei una merda. 3000 punti. 3000... No, ma ciao, Dry. Anche... Mo chiedo al Masseo, ma sei secondo? Cioè, quanto mi dà se io non faccio Jasmine? Ah, che ma questa è pure una zoppata, questo lo farebbe zoppo, questo non è, non vedi, è, non a scammarmi le run, a ridere su quest'anatra che non riesco a superare Falkner, e adesso ma Falkner è la prima cioè, io tu non hai mai io devo battere la sesta, okay. L'unica volta che sono andato avanti ho perso la sesta proprio. E lì per lì ho rosicato perché non avevo fatto la skill di livello 2. E invece adesso godo che ho perso a Jasmine. La skill di livello 2. Sì, vabbè. Non so cosa sia. Vabbè, per la Fantapill. Comunque sia, adesso o mi date una God Run con cui vinco la Lega, oppure io Jasmine non la faccio. Ah, cioè la richiedi proprio. Ah, ho capito. Cioè, nel senso, la gente ha fatto 6 autofight, che io ho fatti 2. Cazzo, due. Sono 250 run che non batto Falkner. Cioè, l'ultimo Falkner che ho fatto aveva BST medio 510. Cioè, BST medio di Falkner 510. Senza senso. Ma ci che ne pensi? Quello dai, prima. 510. I tre Pokémon prima di Falkner, dei due allenatori di merda, ho preso Kyogre e Suicune. Io avevo soltanto una mossa acqua e quindi non era molto efficace. Sono morto prima ancora di provare a battere Falk. Vabbè, lasciamo stare. Non mi metterò a fare... Brutta storia. La Pill vi sta mettendo tutti di cattivo umore. Non è una cosa che vi fa volere bene. Esatto, bravo Magic. Per 100 sub si fa tutto. Va bene. Ragazzuoli, allora... Oggi abbiamo 3 trailer videoludici. Vai. Vabbè, 2 sono collegati però, Due sono la stessa cosa. Va bene. Non era un problema comunque, anche se erano scollegati. Sono fatti di 16. È un film. Hanno fatto un trailer in stile live action. Così come piace Roma Assassin's Creed. Ah, così magari la gente fa mazza che grafica. Oh, Beh, te ne accorgi che non è un gioco, È un po' buio. Un po' confuso. Anche io guarda che, cioè, non ero sicuro, Sono più movimenti. I movimenti sono umani. Sì, molto asso, grazie. Mi piace la CGI. Molto bella. Ma questa è cosa? È Colica? Ma è Game of Thrones. Uso ad Assassin's Creed.
sì. Mi bannate Zore, per favore, che grazie, dice, poi tra 10 minuti torna, ciao, grazie. Zombie. Ma perché saluta solo te? Ma giusto. Ma capito, è meglio Zore. No, ma io va bene così. Zore. Beh, mi ti porto un dietro un bel bannetto, nell'abisso. Per favore, grazie. Nell'abisso. Non lo so, ma perché se Mario Sturriolo dice banna, sì, a me mi perma bannano, qua non, nessuno mi ascolta. Non ho il controllo sul mio canale. E quello è un esercizio. L'eclissi è un disastro. La caccia aperta. Facciamo un paio di fritti. Un paio di fritkin. I frit. Ah. L'ho nominato prima. I fritkin. Compreremo un nuovo giocatore. Dobbiamo fare 30 milioni di cassa. Questo è grafica, eh. I am bella merda. Ma a volte fanno queste cose per attirare gruppo pubblico. Che cazzo fa il live action? Non fanno il live action. No, perché fa il trailer in live action? Perché provano a inglobare un po' di pubblico. Ma poi il problema è che, ad esempio, qua, appena dopo che hai visto tutto reale, dici che è sta merda. Che è sta merda? Sembra. Vero. Cioè, questo è un po' è vero. Dai. Cioè, guarda, forse non l'avrei proprio messo il gioco. Sì, cioè. Cioè. Sì, comunque, sì, è vero. Hanno fatto pure un trailer con il gioco. No, la grafica però non fidate, non è quella. No, ma certo, capito, è il trailer fallimentare, secondo me. Poi non lo so. Questo è un altro trailer. Quanti ne hanno fatto? No, questo è proprio del gioco. Questo è il trailer del gioco. E ci puntano tanto sul gioco. PlayStation. Ready? What do you think? And I heard rumors that you'd survived. Lord Rosfield, I've been looking for you for a very long time. I'll tear you apart with my bare hands! Try it. Now die! You're not the only one who's seen their world fall apart around them. I thought I was ready for this. I know, but we will face it together. We were talking. Let's shut him up.
I am a shield of Rosaria, and I will do my duty. Come on, Ifrit. Show us your true power. E quindi c'ha, sai che c'è la trama e spreca, cioè alti e bassi il 15, non è all'altezza dei vecchi, è molto molto bello dal punto di vista grafico, hanno un pochino banalizzato la trama, l'hanno velocizzata troppo, tant'è che hanno fatto uscire 4 DLC per cercare di spiegare cose in un altro gioco. Si spera solo che non diventi una nuova pubblicità su Twitch, che già quella di Diablo se me lo ha fatto odiare. No, ma può essere, preparati perché spingono parecchio. Va bene, queste cose. Sarà devastante. Immagino sarà un gioco lunghissimo questo, quindi preparatevi. Livio, parliamo di cosa, The Last One, di cosa yeah. Vuoi parlare? Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Collections. Okay. What? Così, è il nuovo Ultimate Ninja Storm. Nuovo Ninja Storm. Fanta Team? Andiamo. Peggy 12. E così ci può giocare pure Livio. Bravo.勝負を決める。忍界の闇は俺が片付ける。手加減はしねえってばよ。これでどうだ。一気に行く。押す。ラセンガ。本気で俺と戦う気だ。セサノウ。逃がさん。始めようか。術の名はキリン。 カーマの力、力の使い方を間違わないようにしねえとな。こんな体でもせいぜい利用させてもらうぜ。何をする。カワキ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 
Ma quanto di quello abbiamo visto è il gioco? Madonna, quanti spoiler. Beh, gli piace un sacco. Vabbè, sinceramente lo spoiler di Boruto, ah, lo spoiler me ne di frega. Boruto, ma venissero. Anche se dicono che cos'è l'episodio 76 o il capitolo 76 è il più bello della storia, non mi ricordo. Di Boruto? Sì. Sì, no, ma noi siamo contenti che escono sti giochi, così ci facciamo i fantateam, per carità. Cioè, però dovresti un minimo conoscere. Ah, ma tu lo sai, Maggio, sai che c'è una cosa fighissima e tu non sai. No. C'è il gioco di Berserk ed è molto figo. Ma dici per il fantateam? No, dico in generale. Ma fino a quando arriva? Non lo so. Da come l'hai detto sembra che avessi giocato. No, l'ha visto, no, su un video. Vabbè, da, per favore, già abbiamo, ci sono già tre cose. No, non mette altra roba. Questo dura non solo 13 roba, ore. Esce dopo. Oh, mi fa incazzare che ogni volta sta storia la facciamo il giorno in cui facciamo la recensione di una cosa che dovrebbe uscire il giorno dopo su YouTube. E invece esce dopo una settimana perché mettete 800 video trailer. Vabbè, niente. È una cazzata, vabbè, no? Stasera te lo faccio vedere. Questo qua, Berserk. È però PS5. Bella per te, Livio. Vabbè, ci sarà pure per la 4. Io non ce l'ho. Vai. Ma penso sia anche per PC. Vabbè dai. Lo compra Livio, poi c'è gioco. Va bene. No, non lo comprerò. Arrivando il gioco di Mazinga. Ma ci sono un botto di giochi. C'è anche il gioco di Ole Benji che è molto carino. No, dico. Quello che hanno portato su Twitch.
Ma io non lo so. Mazza, c'è un periodo in cui giocano tutti al gioco di Ollie e Benji. Boh, non lo so. Cioè... Una merda. Cioè, se... quella è una merda. Non lo so. Maggi, io ho visto Every Eye, mi sembra, nel video che ho mandato, diceva che era un bel gioco. Vabbè. Cioè, se un altro non lo so. Ah, tra l'altro, vedi, ho trovato un video che tu fai sempre i video su Instagram, però dopo, in caso, se avanza tempo, ho trovato un video che mi fa ridere su Instagram. Ho detto poi... Poi, un video tipo... poi lo mando in caso lo mando a Livio così se vediamo la differenza Star Wars, di comicità. Non c'entra niente Star Wars. È un video che mi ha fatto ridere. Però okay, vediamo se come va, perché se va a lungo zero calcare, no. Se finiamo in tempo lo vediamo. Va bene. Allora, zero calcare. Questo mondo non mi renderà cattivo. Maggi. Hai tu di una cosa. C'è una citofonata. Parla. Non ci interessa. E allora, per chi, diciamo, senza fare spoiler ovviamente, per chi non avesse mai visto Zero Calcare come autore, non lo conoscesse e avesse approcciato paradossalmente a questa opera per la prima volta in vita sua, potrebbe in qualche modo rimanere sconcertato. Va bene, Trill. Potrebbe rimanere sconcertato da una cosa. Potrebbe pensare, ammazza, ma questo è un po' fazioso. Sì, ma non è mai stato non fazioso nella sua vita, in tutte le opere che ha fatto. Quindi sappiate che, anzi, questo è il vero Zero Calcare, per tematiche, modalità e pensieri. Non il primo che avete visto nella prima serie TV. Non che la prima serie non trattasse temi che lui tratta, perché quando parla della nonna ci butta in mezzo uno lirico. Però chi avesse visto La profezia dell'armadillo, chi avesse letto Macerie prime, chi avesse letto Cubane Calling e tutti gli altri, si renderà conto che è schierato politicamente proprio. Vabbè, sì. 100-100. Ma quindi questa è la... si capisca perché magari uno può dire un po' fazioso nel come esprime la realtà romana. Sì, cioè, ma perché è schierato politicamente. E penso che non abbia nemmeno... cioè, anzi, il suo disgusto verso le autorità lo ha proprio... messo nero su bianco. Eh beh, sì. Sì, insomma, sì, no, ha detto delle cose gravi. Però entriamo nel merito, ma io... Io ho goduto proprio. Cioè, questa per me è la cosa migliore che ho visto quest'anno. Cioè, io ho proprio goduto. Non soltanto per la serie in sé, che è molto bella, secondo me, sì, ma per tutto il percorso che c'è stato. Io sono convinto che parte della metanarrazione che c'è all'interno della serie, perché c'è parecchia metanarrazione, si riferisca anche alla sua prima serie. Cioè, secondo me lui avrebbe voluto fare magari questa come prima serie su Netflix e gli hanno detto sì, non si può iniziare così. Facciamo quell'altra in cui si parla del suicidio, è una cosa che empatizzano tutti e tutti quanti diranno che è bella, e perché questa qua la gente rosica, e chissà se farà davvero il film, mi sa di no, e anche perché, vabbè, poi non so, bisognerebbe capire temporalmente come è localizzata, però secondo me è di un po' di tempo fa questa storia. No, sono i fatti di Tour Sapiens. È 2018-2019, ok. E anche perché io ho pensato anche... Vabbè, no, ne parliamo dopo nella parte spoiler, perché adesso non è spoiler. E secondo me il fatto di averlo potuto fare... A me dispiace dirlo, ma... è grazie probabilmente soltanto al fatto che Netflix non è italiana. Cioè, io sono convinto che una produzione italiana questa roba non se la sarebbe mai accollata. E questa è una cosa terribile, questa è una cosa terribile a dire, cioè è veramente triste, perché cioè dare per buona questa affermazione significa accettare il fatto che vivi nella censura. Ok. Sì, vabbè, io c'ho da fare una critica a lui, però poi ne parliamo.
No, vabbè, no, no, poi parliamo di tutto quanto, perché secondo me è una serie che dà molti spunti di riflessione. Ma la cosa che mi fa più godere di tutti sono tutti quanti quelli che, vabbè, perché la prima serie Zero Dark Thirty è stata accolta a furor di popolo, cioè nel senso, veramente l'unica critica che ho sentito alla prima di Zero Dark Thirty è: parla romano, non si capisce bene. Cioè, questo è stato il massimo della critica che ho sentito alla prima serie Zero Dark Thirty. Per il resto, incredibile. Chiunque da 10 anni, 70 anni, nord, sud, centro, bellissima la prima serie di Zero Dark Thirty. E adesso, tutte quelle persone che non sono per un cazzo d'accordo, non sono per un cazzo d'accordo con tutto quello che è successo in questa serie e con le idee di Zero Dark Thirty, ma che probabilmente non lo sapevano prima, devono abbozzare, perché se adesso tu critichi aspramente Zero Dark Thirty, ti stai dando del coglione. E questa cosa a me piace tantissimo. Qualcuno ha rosicato sicuramente, quelli che non gliene frega niente perché devono rosicare perché sono schieratissimi, ma ci sarà un sacco di gente che starà lì a mezza bocca a non poter dire niente su questa cosa, anche se vorrebbe tanto, perché c'è stata la prima serie. Perché se non ci fosse stata la prima serie, avrebbero inventato 200 problemi che non sono riguardo l'orientamento politico di Zero Dark Thirty, ma sono problemi della serie per cui non ci è piaciuta. Ma invece, visto che c'è la prima che è piaciuta a tutti, questa se la devi criticare sul merito, e quindi non ti puoi nascondere dietro altre cazzate. Questa cosa mi piace tantissimo. Mamma mia, sono proprio soddisfatto. Sono abbastanza d'accordo con questa visione. Infatti, Maggio la vuole criticare. No, io non discuto la critica. No. Vabbè, devo fare spoiler, però non la parte politica. C'è un buco di trama. No, c'è un buco di trama. Sei stato incoerente con te stesso. Se vuoi fare colui che per finzione narrativa utilizza un determinato tipo di epiteti, vai fino in fondo. Non che fai due pesi e due misure. No, ragazzi. Ho capito a cosa no, ragazzo. No, ragazzo, perché in un caso te fermi con uno spiegone che dovrebbe in qualche modo. Ma quello è fatto apposta. No, ma nell'altro caso non lo fa. Ma nell'altro caso non lo fa. Cioè, guarda che non è. Perché adesso tu dico, al solito ti concentri solo su una cosa, ma questa dinamica lui l'ha fatta su più cose. L'ha fatta su più cose durante questa serie. Perché l'ha fatta anche sulla storia del romano. E sulla storia del romano non hai critiche da fare? No. Io quello che dico è che lui utilizza. Lui utilizza delle espressioni specifiche. E apro e chiudo virgolette. Se dobbiamo far sì che certe parole non si usino più, è giusto anche non pronunciarle. Va bene, però hai fatto due pesi e due misure. Perché alcune le usi. Vabbè, dai, bisogna parlare. Questo è un minimo spoiler. Sì, perché. C'avevo quello qua con la caschetta. Vabbè, ma mo tra poco ne parliamo. Comunque, ma in generale ti è piaciuta la serie? Sì, molto, molto bella. Allora, sì, a me è piaciuta molto. Non so se mi è piaciuta di più della prima o uguale. Sinceramente, non l'ho ancora metabolizzata come idea. E ho visto anche proprio dal punto di vista tecnico un miglioramento, probabilmente c'è stato più budget, ci stanno anche una regia più pensata per quanto mi riguarda, specialmente su alcune sequenze molto interessanti, magari dopo ne parliamo, però... Sì, cioè Zero si conferma secondo me uno attualmente con appunto con le palle e uno dei migliori artisti da questo punto di vista per quanto mi riguarda. Poi io ripeto, io non sono uno che segue tutto di tutto su tutto informato su tutto, però di quello che ho visto io sono d'accordo con Francesco che probabilmente è la miglior cosa che ho visto quest'anno. Bravo, esatto. Sì, io la preferisco molto rispetto alla prima. Secondo me questa è perché qua c'è, cioè questo è, cioè io ci rivedo proprio Zero Calcare, ok? Cioè l'altra è una storia, diciamo, strappalacrime, raccontata con azione molto bene, ma perché
a mezz'ora qualche se mi racconta di quello che succede qua sotto per strada, mi fa ride, quindi cioè, funziona sempre per me. Però questo è un altro livello, però, un altro livello, proprio ho cominciato a vederlo, ho detto guarda che cazzo sto guardando. Allora, io le prime due puntate le ho viste con Arianna e alla fine delle puntate ogni volta era minchia che mina. Sì, minchia che mina. E anche la musica. E poi è incredibile come ti fa entrare in un mondo, nonostante questo non è spoiler, e parli sempre lui fondamentalmente. Cioè tutti i personaggi hanno la voce sua per tre quarti, diciamo. E cavolo, comunque empatizzi nonostante senti sempre la sua voce, che lui secondo me è pure bravo a cambiare le voci. Certo, ci sono dei personaggi che hanno la voce praticamente uguale, però a una certa entri talmente dentro il mood e al suo mondo che vuole raccontarti che non ci fai quasi più caso. Cioè, anche no, se anzi, c'è una donna che parla con la voce di... La madre per me c'ha la voce della madre, anche se è lui. Sì, però quella è la voce della madre. Sì, è sempre quella, cioè, nel senso... Poi capisco in generale che è molto romano, cioè, forse in questa serie ancora di più. Cioè, c'è proprio l'inflessione, proprio dialetto proprio romano... sbiascicato così, quindi posso capire. Ci stanno anche molti termini. Ciao Alicetta. Ciao. Ci stanno anche molti termini che magari non capisce. Infatti in un caso ti spiega che cos'è, però negli altri 20 non te lo spiega e quindi no, capisco che magari non ci sta dietro. No, ma infatti questa è la cosa di cui mo discutiamo con Maggi. Non ho letto Simo che ha detto che il fatto che doppi tutti lui non ha senso, ma invece è una cosa molto figa, secondo me. No, invece è una cosa che rende particolare. Buonasera. Ancora può seguire? In che senso? Cioè, tra poco andiamo di spoiler, sì. Vale. Cioè, non so se vuoi seguirlo. Allora, guarda. Vabbè, ancora qualche minuto. Comunque sia, non è una serie in cui... Cioè, a parte una cosa, per il resto non so spoiler. Beh, quando... Cioè, basta, ripeto, che non è sempre spoiler. La cosa è, cioè, tipo Anna Cert dice sta rota, ok? Ed è un momento, secondo me, non chiave, però che se sei romano capisci cosa intende. Se non sei romano dici sta rota, ma che vuol dire? Cioè, e quindi posso capire che per una persona non di Roma possa essere più complicato da seguire e meno fluida. Sì, come esatto. Come no, narrazione. Io d'accordo con Pacottino. Cioè, perché la gente quando in lingua di Peaky Blinders, ma quanto è figo che loro parlano in dialetto, perché così si capisce proprio che vengono dalla strada, eccetera. Cioè, quanto è figo, capito? Lì è fighissimo. Poi lo facciamo in italiano e fa, ma non si capisce un cazzo. Ma è vero, però magari quando te lo vedi in italiano non hai sottotitoli. Vabbè, perché magari manca in inglese c'è sottotitoli, che discorso è? Cioè, gli inglesi guardano le cose con i sottotitoli. No, dico, parli degli italiani che quando si vedono le cose. Io sto dicendo che non è che gli inglesi criticano Peaky Blinders perché parlano in dialetto. Ma rota si usa anche fuori Roma. Ah, non lo sapevo. A rota. Forse nel Lazio, non fuori dal Lazio. Ma si capisce quello che dice, ok? Cioè, magari ogni tanto c'è una parola che non te è chiarissima. È un concetto, è un detto. Però, cioè, io mi ricordo quando sono venuto da Pordenone a Roma e mi dicevano... Damo. Però dicevo, appunto, che cazzo, cioè, oppure me sto a tagliare. Ti stai tagliando. Ma che vuol dire? Perché, cioè, questa cosa io poi, vabbè, da romano non l'ho mai capita. Me sto a tagliare, me sto a spisciare sotto le risate. Mi sto a tagliare. Vabbè, è un modo di dire come un altro. Cioè... Sì, ma non c'è proprio un collegamento logico, capito? Ma è pieno di modi di dire che non hanno senso. No, certo. Però non sono comprensibili per una persona... Senza grafiche. Che cosa? C'è un modo per scaricare le live senza grafiche, che vuol dire? Non credo. No. Ma che vuol dire? No, la live si scarica, cioè se si deve scaricare, si scarica così, come la vedi.
Non è che non puoi, no. Che vuol dire senza grafiche? Penso senza chat, quando facciamo i versus, non so cose. Ah, dici l'immagine senza... Sì, solo il video, no. Ah, no. No, non si può fare, non si può fare. Ciao Piggy. Vabbè, li puoi fare uguale i freebooting. Sì, guarda, puoi anche, cioè Cine, taglia proprio Livio. Prendi noi due che tanto non abbiamo la chat salta addosso. Vabbè. Hai fatto un ottimo freebooting. Vabbè, fai come vuoi. Fidati, viene meglio. E vabbè. Comunque sia. Sì, poi il romano è una di quelle che si capisce di più, secondo me. Sì, cioè, sì, anche perché è anche una delle più comuni. Cioè, appunto, Gomorra. Cioè, ma la gente, io non mi ricordo, ma al tempo quando è uscito Gomorra, la gente rompeva il cazzo perché era in napoletano. E Gomorra, effettivamente. Cioè, io, che comunque sia un po' il napoletano, lo capisco, facevo fatica. Cioè, una persona completamente, diciamo, vergine di napoletano, effettivamente devi metti sotto di lui per forza. Raga, poi il problema è questo, cioè sinceramente, se voi non conoscete il dialetto romano, poi, cioè, quelle 200 frasi, insomma, non credo siano tante. E magari voi pensate di aver capito il concetto e vuole trasmetterti, ma in realtà non è quello. Capito? Cioè, se cioè, io sto a ride e dico me sto a tagliare, magari tu pensi, ah, vedi se sta a tagliare, e dici vabbè, andiamo avanti, non c'è pezzo. In realtà magari non hai capito effettivamente il concetto. Quindi io lo posso capire che c'è gente che dica non me lo sono goduto al 100%. Però effettivamente secondo me è una cosa che tutta Italia effettivamente si può vedere e può godersela. Ma sì, ma, bene, il romano cambia poco, anche perché sì, ma il contesto di gente, pensi, cioè, di averlo capito tu, però non sempre è quello che pensi tu. Cioè, io quando sono venuto a Roma, un sacco di volte, bravo, pensavo, Marco, di aver capito il senso della frase, andando a logica del contesto della frase, ma molte volte no, non era vero. Allora, qui dentro, tra tutti e due, vedo alcune delle situazioni più paradossali di decontestualizzazione delle cose. Quindi non faccio fatica a credere che tu non capissi una cosa perché non la riesci a contestualizzare. Però sono d'accordo col Mago che tendenzialmente cioè, è molto raro che tu senti una parola e cioè, capisci tutto tranne quella parola e non riesci a sostituirla con Vabbè, mo nella parte spoiler dico ad esempio qual è la frase. Secondo me non è detto che tutti l'abbiano capita. Però vabbè. E comunque sia, al di là di tutto, io passerei alla parte spoiler perché devo un attimo litigare con Maggi e poi parliamo della serie in sé. Ah, dico la frase. Vai. Quando lo chiama per i soldi, sì. Ok. E dice, lui si fa tutte le idee, potrebbe fare il curapica, no? Potrebbe essere questo, potrebbe essere questo, potrebbe essere quell'altro. E una certa dice, potrebbe stare a rota. Il contesto. Che contesto è? Che vuol dire? Cioè, io l'ho capito che è tipo, si sta drogando. Ok? Una persona, secondo me, non lo capisce. Cioè, sta a rota... Potrebbe essere qualsiasi cosa. Ma lo vedi. Lo vedi dopo. Ma certezze a pezzi. No, lo vedi dopo. Lo vedi dopo. Vabbè. Quando fa l'analisi ti dice solo o sta a rota. Cioè te la mette proprio così. O che io che ne so, magari sta a rota. Ma no, perché inizia, perché il discorso inizia con lui che dice il... tutto quel discorso che fa, lo fa perché... Non è contestualizzato. Sì, raga, è contestualizzato perché parte dal fatto che l'amico suo, che non mi ricordo come si chiama, Cesare... Da parte tutto dal fatto che Cesare gli dice che è stato in comunità. Parte tutto da quello, quindi tu hai capito che cos'è. Sì, ma te lo mette in un modo, cioè tipo alla fine in una frase, tipo oppure sta a rota. Potrebbe essere qualsiasi cosa in quel contesto lì. Ma ti ha appena detto che è andato in comunità, ma che deve essere? Però prima ti ha detto altre 27 cose. No, c'era una situazione che cambia in maniera drastica appena lui dice sto andando in comunità. Lui, cioè, fa, tipo, parla dentro di sé con te, diciamo, spettatore. E... Ma guarda che è prima quello che dico io,
ma prima lui non ne parla mai. Quando gli chiede i soldi, non è ancora andato in comunità. I soldi, no, ma glieli chiede molto dopo. Ma tu, quando lui ti dice quella cosa, ma tu già lo sai che lui era il termine rota alla dipendenza. Ma come no? Se non sei di Roma, può essere. Pensi sta rota, nel senso. Puoi dare mille dare delle interpretazioni, non sia per forza legato al fatto che schiavo della dipendenza. Ma ti ha appena detto che. Ma te l'ha detto prima che lui è. Sì, ma il termine sta. L'espressione gergale sta a rota. Tu non per forza pensi. No, che sia ma legata visto alla che dipendenza. Lo dice riferito a Cesare, che gli sta a chiedere i soldi. E viene... tu sai che Cesare è andato in comunità perché era dipendente. Però te lo mette come ultimo pezzetto di altri 3-4 idee che lui si è fatto. Quindi no. È come ultima. Non è che dici è la prima che te mette. Magari sta rota non glieli voglio dare. No, ti dice magari sta lì, mi vuole spennare, mi vuole fare questo, mi vuole fare questo. Magari sta rota. L'ho capita dopo. No, vabbè, dopo ci puoi arrivare. Ci sta. Dopo ci arrivi. Dopo ci certo. puoi arrivare. Però sul momento ci sta che a rota non sai che è qualcosa da tipo. Se non c'hai 5 anni, ho capito. Vabbè, sì, ragazzi, siete troppo adulti allora, ragazzi. Siete bravi. Cioè, nel senso, siete bravi. Cioè, io l'ho capito perché lo conosco. Pensavo che magari era difficile. Se avete capito e siete bravissimi così, siete bravissimi. Se non ci può stare che non lo capisci proprio. No, no, loro hanno capito tutti. Sono tutti intelligentissimi. Stare a ruota si usa per pure una intelligenza, Napoli. Cioè, però vabbè. Va bene, non lo sapevo. Ottimo. Vabbè, ma come al solito poi sono cose che si usano. Non c'è mai una cosa che si usa soltanto da una parte, quindi dipende da dove sei, c'hai degli influssi che magari. Ma anche perché poi, ripeto, i romani sono, diciamo, la popolazione più numerosa in Italia, quindi sicuramente è più probabile che tu sei abituato a sentire qualcuno che parla romano rispetto a qualcuno che parla genovese. Perché no, Trill, stai di cazzate, perché vedi, ad esempio, Tabris aveva capito, io pensavo che stare a rota fosse uno stato simile a quello del trono, ci può stare. Cioè che dice è fomentato, me vuole in culo i sordi, cioè può voler dire veramente un sacco di cose. Anche sì, perché ha diverse sfumature, sono d'accordo, ci può stare. Sì, cioè... cioè se sei triestino no... e non hai mai sentito parlare un romano e senti per la prima volta sta a rota, può essere che non capisci. Sì, che è cioè se vedi uno che si sta drogando e quello arriva e gli dice stai a rota, lì lo capisci perché lì è effettivamente contestualizzato, là potrebbe voler dire un sacco di cose. Però vabbè, va bene Trill, sei fortissimo. Prego. Va bene, comunque detto questo, allora Maggi rompe il cazzo sul fatto che a un certo punto saranno prime due puntate, non so, 4 un spiegone della 4. Ok. E diciamo che c'era una parola scritta sul muro che viene modificata e ti spiega perché la è quella, no? Stine. Sei incoerente. Perché prima non ti sei fatto problemi. No, con la F non ti sei fatto problemi. E io ci ho fatto pure caso perché la mette sia in un contesto di flashback anni 90 in cui prende in considerazione persone omosessuali, sia quando il produttore al telefono gli aggancia sto fro. E lì non partono spiegoni, eh. Perché? Perché sta in Italia. Quindi, siccome la produzione Netflix americana, col cazzo che Netflix te fa di né. Non tu fa di né. No, non è vero. Perché io ci ho fatto caso proprio a tutte le parole che ha detto. Perché poi comincia a fare tutto lo spiegone in cui ti dice: no, perché comunque effettivamente non è che se io metto a schermo un nazista o posso farla con gli arcobalancini colorati. Però è anche vero che se vogliamo che determinate parole non vengano più usate, noi siamo i primi a non doverle più usate. E io sono d'accordo con te. Però se lo fai in un caso, allora vuol dire che d'altro caso no, te ne frega forse niente. Forse non hai capito. Non hai capito. Tu dai per scontato che la tua idea è quella giusta e non valuti le possibilità. Ok? Perché oggi ti vuol contesto in cui no, perché adesso ti spiego la contestualizzazione che gli ho dato io e poi ti spiego perché è così, perché c'è un'altra cosa che succede allo stesso modo, su cui tu non rompi il cazzo perché non è questa roba che a te dà fastidio, ok? No, ma è uguale, io ma è uguale, contestualizzata però andiamo lui, però andiamo in ordine, andiamo in ordine, non si è tirato indietro. Zero Calcare lì ti sta dicendo che per quanto lo riguarda, non c'è una soluzione giusta e una sbagliata, ok? Nel mettere o non mettere quelle determinate parole. Ti fa vedere quando le mette, ti fa vedere quando non le mette. E ti spiega, rompendo la quarta parete, perché si mettono o non si mettono. Siamo in due mani. Ok? Perché si mettono o non si mettono. Tra l'armadillo poi
gioca su questa cosa dicendo sì, ma allora ma che cazzo gliene frega tutta sta discussione, ok? Allora che cazzo gliene frega tutta sta discussione? Lui in realtà lì ti sta facendo una sorta di critica alla la creazione dei contenuti, ok? E lui sta parlando di come si creano i contenuti e delle scelte che uno deve fare, ma non perché obbligato o meno, ma sono scelte. Ciao, bella pipetta. Sono scelte perché probabilmente lui stesso non sa qual è la risposta giusta. Cioè lui stesso non sa se è giusto lasciarle, perché se uno dice quella cosa è giusto riproporla come l'ha detta, oppure se toglierle. Perché ma questa, questa, ma tu ci hai parlato Zero Carcare? Non ci ho parlato, io ho guardato la serie al contrario tuo. No, tu ti sei attappata la vena. Appena visto, non ha detto la frase. Ha tappato la vena. Merda. Ma guarda, non sono l'unico. Guarda che non sono l'unico. Vabbè, è una cosa che puoi pensare. No, no, infatti è totalmente in contrario. Perché dal suo punto di vista, lui semplicemente si è fatto due conti e ha detto: sai che c'è, in un caso posso spingere un po' di più, no, perché è un problema relativamente minore. Sull'altro caso non posso permettere. Però state tutte e due dicendo cose che la stai rifiutando senza neanche valutarla. Come non lo sa lui, non lo sa neanche. No, però in un caso fanno spiegone, nell'altro no. Io sono d'accordo che su Netflix magari gli possono aver fatto pressioni, certo, su quel determinato punto, perché sono americani, ma certo. Però se l'ha fatto comunque contestualizzato bene, secondo me. Anche perché succede la stessa cosa con il dialetto romano. Fa uno spiegone ogni volta che parla in romano, Maggi? Perché non è incoerente, no? Siamo d'accordo? Perché non ti stai lamentando? Perché non ti stai lamentando, Maggi? Perché il dialetto romano non crea problemi a nessuno. No, e invece no, e fa lo spiegone uguale. Non è vero, non avrebbe fatto lo spiegone. No, attenzione. Non avrebbe fatto lo spiegone. Qui stiamo paragonando due cose senza senso. Il fatto che lui si voglia fare o non fare lo spiegone in quel dialetto romano non crea un problema, perché io quando vedo l'opera e vedo che lui semplicemente usa quella parola, la F, per contestualizzare un ambiente romano sia nel passato che nel presente omofobo, molto ignorante. A parte quella di Milano, quello che lo dice. Un ambiente romano. Che cosa? E poi il flashback degli anni 90 sta a Roma. Che cazzo stai a dire? Lui. Certo, Alfredone con le mani. Sì, Alfredone con le mani. Ma che cazzo? La dice Alfredone con le mani, quello col motorino che lui lo insegue, stanno a Roma, al quartiere suo. Che cazzo dici? E invece il milanese, il come lo posso dire? Un contesto come italiano. A parte la dice gli viene tarte due o tre volte, ma comunque quando lui fa il flashback stanno a Roma, stanno al quartiere suo. Vabbè. Perché quel contesto romano è ancora un po' omofobo o comunque anche ignorante. Anche i manager milanesi sono omofobi, quindi. Lui fa lo stereotipo di alcune persone. Voglio capire. Fa lo stereotipo quindi di alcune persone. I manager milanesi sono omofobi. Allora. Funziona che lui mette a schermo il fatto che si sente libero di poter dire quella parola per fare una critica, perché non è lui a pensare, quella cosa è critica. Dato che lui sta criticando un determinato tipo di persone che stanno all'interno delle assemblee municipali romane, che semplicemente utilizzano quelle persone per scopi politici, che sono gli ornitorinchi, certo, e tutti quelli che stanno lì intorno. No, ma sentiti libero di esprimerti proprio come loro si esprimono realmente in quei contesti. Non c'è bisogno di edulcurare, visto che prima non hai edulcurato. Perché se tu ma vuoi far passare il messaggio. Lui ha preso un esempio di questa cosa. No. E come ha fatto con Romano? No, non è vero. Come ha fatto non è con vero. Romano? Lui ha preso, questo esempio soltanto con è la proprio N-word. Vero. Non lo fa con la. Perché se fosse come dici tu, lo fa all'inizio con la F, non la dice. E poi tu quello spigone te lo porti per tutto il tempo. Ma perché? La F la dice prima e la dice tipo 3-4 volte. Non e ti poi porti non nessuno spigone. Sì, te lo porti anche dopo. Sul romano lui ne spiega una così a campione. No, non è vero, perché questa è una cazzata che dici te. Tutte le altre no, non spiega. E va bene, ma se fosse come dici tu la spiega all'inizio, non per quella specifica parola che arriva a metà dell'opera. No, perché la parola con la F la dice tranquillamente, non c'è nessun riferimento, nessun problema. Io ho detto brazza che bravo, la fa passare così en passant, normalizzandola per criticare la Roma e quell'ambiente romano e va benissimo così. Vabbè, poi lo fa prima. Non è quello, è il concetto, la tua teoria avrebbe senso se lui lo fa all'inizio. Poi tu ti porti il suo spiegone iniziale
iniziale, a dice ah, ok, va bene, e c'ha senso per tutte le altre parole, che può edulcorare o non edulcorare, ma se lui non lo fa all'inizio, no, non lo fa all'inizio, non lo fa all'inizio. Ma non è una questione di farlo all'inizio o alla fine, è una questione di prendere l'esempio più potente per no, fare. Non c'entra niente, ma invece sì, perché invece è un esempio potentissimo, uguale anche no, la F. No, no, lo stai dicendo tu stesso, lo stai dicendo tu stesso, lo stai dicendo tu stesso che lui non l'ha fatto con la N perché la N è più potente della F. No, quello lo no, stai io dicendo dico, tu. No, no, l'hai io dico tu. Fermo. Detto tu no, prima. No, io dico per gli americani. Cioè, io dico, sono messo, gli americani gliel'hanno imposto. Non è per gli americani, per il mondo. No, per gli, no, non è uguale, perché secondo me una persona che vede quella serie e capisce che magari è omosessuale si potrebbe anche sentire offeso, ma non per come viene contestualizzata la frase, perché non è fatta in modo offensivo, è perché no, sei stato incoerente nel non aver avuto coraggio fino alla fine di portare avanti la tua teoria. Se tu vuoi normalizzare quella parola per criticare Roma e i romani, un determinato tipo di ambiente romano, vai fino in fondo, perché così c'ha senso. Allora perché da un lato la parola si può dire in toto, in più volte, volte. No, ti ha voluto rendere partecipe del suo processo creativo, ok? Lui ti ha voluto far capire, mentre scrive le cose, cosa prova. Che tra l'altro è la stessa cosa che succede più volte in quest'opera, perché tutto quanto l'introspezione sul fatto di andare bravo Lord, perché parlare... per la tematica la N-word è più importante. E qui arriviamo al discorso due pesi e due misure. Non è vamo due pesi e due misure, una usato, cosa è relativamente meno cosa, importante la... un'altra cosa è più importante. Ok, è usato quella più importante per fare la discussione, basta. Quindi vuol dire che non... ha usato quella più importante per portare un concetto. Ok? Ha dato più risalto alla N rispetto alla F, perché il concetto che voleva portare voleva che avesse più risalto. E infatti tu Rosi che ne parli. No, io Rosi che ne parlo perché è stato incoerente. Vuole raggiungere. Quella è incoerenza, Rob, questa. Rob scrive: a proposito di America, in USA vogliono cancellare Zero Calcare per la battuta su Stranger Things che dice Mike se bomba 11. Inoltre pensano che lui disegni i nasi in modo antisemita. Fate voi. Ah, bella roba, questo è incredibile. Questo è incredibile. No, ma infatti, guarda. Ma io, Barbara, sono d'accordo con te. Esattamente questa, questo no, è il problema. Questo che dice Rob ti fa capire due cose. La prima è che se dovessero dar retta agli americani, questa serie non la farebbero. La seconda è che è inutile cercare di mettere una toppa dal punto di vista della distribuzione in America, perché tanto ci sono altri 800 buchi. Sì, Matteo, da esatto. Comunque guarda, quindi, che anche quindi non Twitch cambia un cazzo. Su Twitch, se tu dici in inglese la parola con la F ti banna. Esatto, a me mi hanno uguale. Parlato per quello. No, ma infatti quello che voglio dire, infatti quello che sto, la critica mia a Zero Calcare è che si è reso conto che da un lato lo può fare, dall'altro no. No, forse ed è questa incoerenza. Detto, io vorrei chiedere, ma anche se fosse, Rob ti ha qual detto è il problema? Che gli americani vogliono che comunque sei, che comunque sei stato incoerente in quello che hai fatto, perché nel momento ma esatto anche in cui se fosse non sei stato incoerente. Beh, mazza. Ti sei spinto fino al limite. No, vuol dire se no non te lo pubblica. No, vuol dire che allora vuol dire che nel 2023 ci sono, perché a me la frase che mi ha fatto incazzare è stata e perché nel 2023 la frase sbagliata sua, allora avrebbe messo meglio non metterla, ci sono cioè lui fa tutto lo spione, lì è Zero Calcare che parla. Se vogliamo che alcune parole non si usino più, siamo essere noi, e riferito a sé, i primi a non usarle. Va bene, però tu la F la usi. Quindi che messaggio mi vuoi mandare? Che in un caso me lo concedono di fare, no, quindi lo fanno. Nell'altro no. No, perché tu sei ottuso, Maggi, non capisci il messaggio che ti vuole. Il messaggio che ti vuole mandare te l'ha mandato, ma tu non l'hai percepito perché eri intoppato. Io il messaggio che ti vuole mandare è che lui, durante il processo creativo, si pone queste domande, si pone questi dubbi. È giusto metterla la parola? Oppure è giusto non metterla la parola? E ti ha reso partecipe del suo processo creativo. Ok? Questo è il messaggio che ti vuole mandare. No. Ha capito Maggi? Perché la Netflix non gli ha voluto far mettere la N incoerenti. Non so se Netflix non gli ha voluto far mettere, questo è un mio personale pensiero. L'incoerente è lui che semplicemente dal punto di vista della semantica linguistica ha deciso che siccome stiamo in Italia la F si può usare, perché tanto se quelli che sarabbiano poco. E questa serie non va solo in Italia. Che cazzo dici? È uguale, il concetto non cambia. Ma come non cambia? La F si può usare, la N no. Se io fossi una persona... italiano. Se io fossi una persona omosessuale mi sentirei trattata diversamente da una persona di colore. Nera, anzi, perché di colore non si può manco usare. Perché in un caso stai legittimando il fatto che in termini artistici si può ancora utilizzare una parola di quel tipo per fare
fare critica, dall'altra no. E quindi vuol dire che stai mettendo due problemi, due punti di vista. È quello che succede. Ma che dici? Ma là, se fosse così su Twitch ti farebbero usare la F-Word, no? Su americani. Vabbè, su Netflix la fanno. No, Netflix. No, che peraggiamento è? Netflix non è Twitch. Perché non ha censurato Netflix. È una cosa che ha fatto Zero Calcare per farti. Per la decima volta, ripeto, per renderti partecipe del suo processo creativo. No, non è vero, Drill. Perché se tu vuoi spiegare chi sta usando la F-Word, lo fai anche o chiusi la N-Word. Perché ti posso dire che nel contesto in cui l'ha messo c'ha molto più senso glielo fai dire. Perché effettivamente nelle assemblee romane funziona così, succede così, soprattutto in determinati ambienti. Vorrei vedere perché. Stai usando due pesi e due misure, perché una persona omosessuale potrebbe sentirsi offesa per la disparità di trattamento. È questo il problema alla base, la disparità di trattamento. È il fatto che in un caso, in termini critici, si può usare. E quindi non c'è il problema che c'è dietro. No, perché la cancel culture, la parola è meglio non usarla. Nell'altra invece siamo andati ben oltre. E quindi ad oggi, nel 2023, queste due problematiche non sono sullo stesso piano. Una è più importante, una è meno importante. Se tu usi la F-Word sei cattivo, ma non cattivo fino a fondo. Se lo usi la N e invece sei cattivo, sei il male assoluto. Hai deciso te questa cosa. Ripeto, lui ha deciso di renderti partecipe del suo processo creativo e l'ha fatto utilizzando quella parola, ok? Perché lui stesso non sa di preciso qual è la strada giusta da prendere. Okay. Sì, cioè, lui ti sta facendo una domanda. Lo poteva fare tranquillamente con la F-Word e non l'ha fatto. Tanto se lo faceva con la F-Word, rompevi il cazzo. No, perché uno decide la parola con cui bisogna. Non è che lo decido decide io. Maggi. È la linea narrativa con cui mi metti a schermo. Perché il fatto è che se la parola che viene prima a livello di narrazione è importante. Perché lui all'inizio, quando è in dubbio se utilizzare una determinata parola o no, e ti fa quello spiegone, ti fa capire che c'è avuto tutto un percorso interiore che lo ha portato a decidere di mettere o di non mettere. Esatto. Se tu invece tralasci la cosa all'inizio perché quella parola X la usi, ma poi quando viene secondo la tua idea di incoerenza sarebbe stato peggio, perché la F-Word viene usata più volte, quindi se tu la prima volta fai lo spiegone, la seconda volta la usi, dici, ma che cazzo. Attenzione, io se fossi stato lui, processo alle intenzioni totale. Se fossi stato lui, o come lui avrebbe dovuto fare, la prima volta che usa la F fa lo spiegone in cui si blocca e poi decide lui se continuare a metterle tutte o non mettere per niente. Ma ti fa capire all'inizio, dato che anche quella è una parola problematica, che ha avuto un pensiero dietro nel metterla o non metterla. Se tu invece lasci andare la cosa all'inizio, ma poi soltanto quando si tratta della seconda parola fai questo tipo di problema, stai utilizzando un due pesi e due misure. Perché in un lato stai dicendo che la cosa è passabile, bene. Nell'altro è quello che fa, è quello che ha fatto. Non è vero. È quello che ha fatto. Ed è una cosa che non ho percepito solo io. Hanno percepito in tanti. Ma adesso a parte Maggi c'è qualcuno che ha percepito che è Zero Calcare perché quello che ha appena detto è molto più grave. Qualcuno ha percepito che secondo Zero Calcare si può usare la F-Word senza problemi? Si può usare con meno problemi della N. Senza problemi? Senza la N. Voi avete percepito che secondo Zero Calcare la F-Word si può usare senza problemi? Vabbè, raga, mi dispiace. Che vedevo di, ma. No, che c'ha meno problemi ad usarla. Perché se usa la F-Word non gli rompono il cazzo. Ma perché è un problema minore. Ma chi gli deve rompere il cazzo? Ma c'è la gente. Ma chi guarda la serie? Chi guarda la serie? Ma che c'entra? Chi guarda la serie? Perché gli stanno come ma disegna nel, i nasi. Ma perché secondo nel te, momento. Secondo te cambia qualcosa se mette o meno la N o la F-Word? Certo, perché una cosa è sentita molto più problematica in tutto il mondo. Una cosa ha un impatto mediatico molto diverso. Perché se lui fa dire F a dei personaggi, qualcuno si inorridisce, ma non tutti. Se lui fa dire la N a determinati personaggi, cazzo, scoppia una rivolta, può essere manco che la pubblicano la serie, perché non hanno lo stesso peso mediatico. È esattamente questo il problema. E lui è stato vittima di questa cosa, ma mi sembra abbastanza palese. Certo. Ora veramente lo vorrei proprio chiedere a Zero Calcare. Il mio obiettivo adesso sarà andare a Zero Calcare e chiedergli se qualcuno l'ha obbligato a non mettere la N-Word a Ma come oggi no? Come oggi no? E te lo sta dicendo la serie, gliel'hanno fatta usare. Oh, e l'ha usata tipo 3-4 volte. Ma mica decide tutto qualcun altro. È stato strano il discorso sulla N ripensando alla F, però mi hai convinto col discorso del processo creativo. Probabile che Zero abbia ragionato così. No, ma ripeto, ma ci possono essere mille cose, magari sta ancora in causa. Ma te che ne sai?
Ma te che cazzo, ma te sei? Che stai cazzo parla- ne sai? Stai parlando due ore di delle cose cause. Che non sai. Ma te che ne sai delle cause? Ma chi due sei? Ore di cose che non sei sai. Una merda comunque, che cazzo ne sai? Gliela- chi non gliel'ha fatta mettere? Ma te che ne sai? E te che ne sai? Io so, no, io so che la F gliel'hanno fatta usare, la N no. No, invece gliel'hanno fatta usare chi? Chi ha deciso? Chi lo sai te? Tu lo sai. E tu lo sai. La F la usa, ma la F la usa. La F la usa. La F la usa. La N la usa. La F la usa e la N la usa. La F la usa o la N la usa. Sai chi ha obbligato? No, no, io sto dicendo che la serie, io ti sto dicendo, io ti sto dicendo che la serie ti sta dicendo, allora io ti sto dicendo che la serie ti dice che la F word si può usare in più contesti e tante volte senza spiegoni. Ma che contesti? Ma che contesti? Allora, ma in quali contesti si usa la F word su internet? La usa, ma che cazzo, no, no, nella, nella serie, povero inetto idiota, nella no, serie, tu stai parlando di una cosa generale, no, 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 perché io la parlo percezione della gente, no, no, tu stai dicendo che la usano nella serie perché la percezione della gente è che si può fare. Certo. È una cazzata. È quello che su internet quello che ti non dice. Si può fare. È quello che ti dice. È una cazzata. No, è quello che ti è dice. Una cazzata. Quello che ti dice è che il porco due stiamo su Twitch da anni. Ma tu sei, oh, tu hai, sei, vabbè che non sei laureato, ma hai seri problemi. Quando se fossi laureato allora, mi si aprirebbe il mondo. No, è la semantica. Facevo, davo sei esami di astrofisica e capivo zero calcare. Quando lui parla, semplicemente quando parla col milanese, per il milanese chiamarlo in quel modo è come un aggettivo, è una cosa tranquilla. Quando tu lo chiami in quel modo è legittimato usarlo così. Vabbè, ma perché prima ti spiega ti sto offende della sua sessualità, è una cosa tal- è come ma dice che sto dicendo, ma è quello Dio? Che è quello ma che ti fa capire la serie. No, quando glielo dice, quando cazzo glielo dice una serie, perché quando tutte le persone glielo che dice dicono la F word sono personaggi negativi, quindi che cazzo dice che perché lui ti sta dicendo che si può usare? No. Lui è ti sta che dicendo usa, che è una merda usarla. La usano solo i pezzi di merda in questa serie, ok? Quindi non capisci niente se pensi che lui ti sta dicendo che si può fare. Confermo che non sai, non capisci l'italiano. Ma e infatti quello che lui ti vuole dire è che il, come cazzo si chiama, il produttore la usa proprio come intercalare, come dire scemo. Ma è una, e infatti è un dato che negativo, povero inetto negativo. Povero inetto, dato che i personaggi negativi usano la N word, lei ornitorinchi sono personaggi negativi, ma la N word non gliela fa dire perché in quel contesto gli sta dicendo guarda che gli immigrati li chiamano così perché sono, sono cose politiche negativi allo stesso modo. E in un sono caso personaggi in un negativi caso le parole si possono usare dai personaggi negativi, no, dall'altro caso ha semplicemente scelto quella parola per fare un excursus, ok? Come ha fatto con Romano, perché non ha fatto l'excursus su ogni dialetto romano che ha utilizzato, ok? L'ha fatto su uno, l'ha fatto su uno, e lo sai perché l'ha fatto? Lo sai perché l'ha fatto? Perché la gente gli ha rotto il cazzo con la prima serie, ok? Cioè queste cose lui le fa perché la gente gli rompe il cazzo, la gente, ma dico noi, no, il capo del mondo e il Netflix, questa cosa noi, è successa noi. Perché proprio in virtù della serie sono state fatte delle scelte nelle quali ti viene detto che se io ti dico F, la percezione che c'è comune fuori dalla serie è che me la fanno passare. No, perché ma chi te la fa passare? Ma che stai a dire? Sì, per, ma che perché stai a dire? Ti fanno passare tutto perché no, questo non è vero, perché l'N non l'ha usata, non l'ha potuta usare, non l'ha usata l'N. Non l'ha potuta usare, l'hai deciso te. Non l'ha usata. L'hai deciso te. Non l'ha usata perché ha scelto di fare quel ragionamento. Va bene, quindi la F si può usare, la F si può usare. No, ma si può usare anche la N. Si può usare anche la N. L'ha usata. Va bene, la F l'ha usata. La F si può usare. La F si può usare, la N no. È quello che ha fatto. No, non è vero che non si può usare. Non è vero che non si può usare. Tu non hai visto la serie. Quello che ha fatto io, la serie. Se io faccio una serie TV, in una serie TV non viene mai usata la parola traballante, non vuol dire che non posso usare la parola allora, traballante. Questa è una semantica, okay? Ridicola, è una cazzata, perché è si una sta cazzata, parlando di parole cazzata che devono in qualche modo, detto da Zero Calcare all'interno della serie, essere cancellate affinché non si utilizzino più. E lui ti sta dicendo generale, no, lui ti sta facendo un discorso caso partendo, bravo, discorso e guarda caso, e allora il caso specifico fa che e ha tu preso e è proprio la N e non la F, è proprio quello che non lo specifico capisci. No, sei tu che semplicemente sei talmente tanto ottuso e inetto, sì, nella tua ignoranza, io, che non capisci che da un lato passa il messaggio che nelle specifico opere la F si può usare perché dici ha un concetto di potenza mediatica passa minore. Ma chi perché stai la F in quello, è quello che dice la serie, la F ha un concetto di potenza mediatica minore, ma la N no. Ma la domanda che la N voglio, è troppo la, potente. La domanda che ti voglio fare è anche se fosse incoerente. Ma anche se fosse questo ti cambia il valore dell'opera? No, però sicuramente mi fa pensare non hai avuto il coraggio di andare fino in fondo. Cioè stai dicendo a Zero Calcare che non hai avuto il coraggio di andare fino cioè in fondo con le parole. Penso certo che questa sia la serie, penso che questa sia la serie
più coraggiosa che abbia mai visto. Politica, no, non è vero. Perché tu non hai mai letto, non capisci un cazzo. Perché tu Zero Calcare non l'hai mai letto, Zero Calcare, non capisci un cazzo. Perché quando ha fatto la profezia all'armadillo ha sempre detto le stesse cose. I fascisti li chiamano allo stesso modo. Dal punto di vista dello scritto, c'è una serie TV. Che c'entra lui? Allora che cazzo dici? Ho detto serie TV. Ma che c'entra? No, io ti parlo di lui. Ma che cazzo dici? Lo sai che l'altro giorno ho visto 6 mele messe insieme che faceva una parola bannabile. Io quello che ti dico è che il coraggio di Zero Calcare non gli manca, perché lui politicamente è schierato da sempre. Il coraggio non gli manca. Lui quando fa le interviste dice: io le chiamo le guardie da quando c'è il G8. C'è una piccola differenza. Quindi non è vero. È schierato politicamente, il coraggio non gli manca. Tu il libro che te lo fai produrre per una nicchia è un conto. Farti produrre una serie TV su una piattaforma internazionale con questi temi è un po' diverso. Ma non c'entra, no. A livello tu di tu discuti anche perché, non è vero, perché la serie stessa parla di coraggio, perché lui ha un dramma interiore per tutta la serie, che è il fatto di avere o meno il coraggio di andare nella trasmissione politicamente, pensa, anche Zero se Calcare Zero Calcare politicamente è schierato ancora prima della serie, e il coraggio di fare le cose non gli è mai mancato. Sì, ma prima lo sapevano in 10 e adesso lo sanno milioni di persone. È questa la differenza. La serie, perché pure io posso dire qua dentro cose coraggiose. Se io vado su Rai 1 questa, e dico le stesse cose, il mio coraggio è diverso. No, ma poi questa è una fallace logica, perché il fatto che lui abbia un coraggio di mettere a schermo idee politiche non significa che non abbia avuto, come in questo caso, il coraggio di andare in fondo sulle parole. Testa per la media italiana, Nicolas, quanti sosti numeri rispetto a quanta gente vedrà una serie Netflix, che questa semantica inutile. Ma non è di nicchia Zero Calcare, ma non sono di nicchia i manga, ma sì che è di nicchia. Cioè le cose che non sono di nicchia sono poche, raga. Cioè il calcio non è di nicchia, ok? Il cinema non è di nicchia, Netflix non è di nicchia, ma per me le serie su Apple TV già so quasi di nicchia. Chi cazzo ce l'ha Apple TV? Una frazione della popolazione piccolissima rispetto a chi ha Netflix, ok? Quindi dire che i fumetti di Zero Calcare non so di nicchia, il fatto stesso che siano dei fumetti li rende di nicchia, ok? Lo sapete che c'è? Ma Zero Calcare fino a prima prima dei fai film e le serie TV, i fumetti della Marvel erano di nicchia e facevano molte più vendite di Zero Calcare, ma erano di nicchia, ok? Erano di nicchia. Vabbè sì, okay. Poi dipende anche cosa si intende, qual è il concetto dei tu di nicchia, però io sono d'accordo generalmente. Ci ma sta. Zero Calcare era già famoso prima di fare la serie, ma che la serie l'abbia reso più famoso va benissimo. Sì, però quanti l'hanno realmente letto? Cioè non so. Sì. Anche grazie alla pandemia si parla sempre di nicchia comunque. Sì, ma non ti pensare una cosa di massa. Ma non ti no, se tu pensi che nicchia vuol dire che lo conoscevano solo a Roma e nel Lazio, o ti sbagli di no, grosso. Non ho detto questo. Cioè che la serie lo abbia reso più famoso rispetto a quanto già non lo fosse prima, ma certo. Ma io quello che voglio dire è che lui in questa serie il coraggio politico non doveva dimostrarlo a nessuno, perché ce l'ha già avuto. Il problema è che perché le parole dobbiamo, affinché non vengano usate, dobbiamo cancellarlo, e fai due pesi e due misure, una parola sì e una parola no. Falsissimo. Che cazzo. Se tu dici una cosa coraggiosa davanti a 10 persone, non serve lo stesso coraggio di dirla davanti a un milione di persone. Questo è proprio un concetto sbagliato, Maggi. Non è che già era coraggioso, quindi non gli serviva essere coraggioso. Non è vero, ci vuole un coraggio diverso ad andare da Netflix e dirgli faccio questa serie TV così, soprattutto dopo che tu sei un personaggio amato dopo la prima serie, perché è piaciuta a tutti la prima serie, perché la prima serie non è politica e quindi è globale, piace a tutti, sei di destra, sei di sinistra, sei di centro, non ti interessa la politica, piace a tutti la prima serie. Questa serie la metà della popolazione ha storto il naso, ok? E ci vuole coraggio a farlo, perché altrimenti ti puoi tranquillamente fare i cazzi tuoi, perché chi ti segue davvero, se leggi i fumetti... Se mi dici così, allora torni al discorso mio, vuol dire che la piattaforma gli ha censurato la N e non la F. Ecco, fine della storia. Vuol dire che in un caso si sono stati fatti due pesi e due misure e lui non si è imposto. No, ma il... non lo dico io, lo dice Doc. Guarda, io ti voglio dire, puoi anche avere ragione sul fatto che si sono imposti, io non voglio dire no. Può anche essere, ma che doveva fare? Cioè, no, allora no, io se non metti quella parola la serie non la pubblico. No, io quello che dico è che se tu sei coraggio, se come dici tu che gliel'hanno imposto. Ma se te lo hanno imposto,
Allora, se il problema è fuori, esterno, arriviamo Anzi, al discorso che nel 2023 è stato bravo a perculare questa cosa pure. Attenzione, se glielo hanno imposto, se glielo hanno imposto il problema è che nel 2023, ma anche se fosse, cioè io sto cercando di andargli incontro, anche se fosse, non vedo quale sia il problema effettivamente. Cioè lui si è spinto fino al limite in cui gliel'hanno concesso dal tuo punto di vista, quindi qual è il problema? Non c'è un problema. Ah no, 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 secondo me no, invece il problema è proprio questo, perché se tu vuoi spingerti fino in fondo, ti spingi fino in fondo, lo fai bene, o semplicemente, allora proprio perché li vuoi perculare, allora proprio perché li vuoi perculare, semplicemente... spieghi che la F te l'hanno fatta mettere, se effettivamente come mi dici te il problema è esterno, ma la N no, allora così la perculata c'ha senso, perché guarda che non è colpa mia, sono loro che mi stanno facendo utilizzare due pesi e due misure, e non è quello che, non è, quello che è successo nella serie. Tu questa cosa non la percepisci per niente, ma se perché? Come dici te Vabbè, sei però, imposto però, è che cazzo, ma perché è infatti il motivo per cui ti dico che secondo me non si è imposto nessuno è che non l'ha messa così, non ha fatto un discorso sulle case produttrici, lui ha fatto un discorso introspettivo in cui lui, allora, se non l'hanno imposto, dubbio, lui non è andato fino in fondo, vedi, lui gli ha voluto esprimere un suo dubbio su cosa è giusto fare. Sì, sì, lo potrei spiegare pure sulla F-Word, però non è fregato. Vabbè, dai, è un impasto. No, è questo. Andiamo avanti. No, nel senso, allora, no, nel senso non ci arriva Borello, Decide che magi. No, non decidi te, ma non decidi te. Sulla F-Word andava bene, sulla N-Word no. Ma no, sulla F-Word non decide mai. Ma nella serie hai visto che sulla F-Word si è posto un problema. Ma allora, ok, se l'avesse fatto sulla F-Word e non sulla N-Word, ti saresti lamentato? Ah, dipende come la metti a schermo. Allo stesso modo no, perché vuol dire, ma come no? No, perché allora vuol dire che la N-Word la puoi mettere. No, perché vuol dire che se tu lo fai prima, vuol dire che tu le parole che stai utilizzando da quel momento in cui lo metti a dopo, vuol dire che sono figlie di un percorso psicologico. Se la N-Word fosse stata la prima parola, sarebbe andato bene. No, funziona così: se tu mi metti a schermo una parola che tecnicamente non potrebbe essere utilizzata, non mi devi spiegare per la centesima volta, no, perché non ci arrivi, visto. E quindi la prendo alla larga. No, no, tu hai detto quindi vuol dire che no, se la prima era la N, andava bene. Allora, te parlo io. Funziona che se tu metti a schermo una parola sporca che non dovrebbe essere usata, ma mi fai tutto il giochino con la N-Word, a prescindere da quella che essa sia, cioè la prima volta che la metti a schermo, e mi spieghi da questo momento in poi, guarda, io sto utilizzando questa edulcorazione perché vabbè, è pure vero che sto su Netflix, ho avuto bla bla bla, tutto quello che viene dopo di edulcorato o non edulcorato in base alla scelta che fai ha tutto senso. Ma se invece, come ha fatto lui in questa serie, comincia in un modo, e la cosa bella è che non dà uno spiegone, io la cosa che ho apprezzato proprio, che passan passan, perché è giusto che sia così. Quindi, ma poi arriva, allora c'è un problema. Quindi se l'N-Word fosse stata prima, se lui sarebbe andato bene. Non hai capito, se lui utilizza la parola N, no, te lo spiego che non ci arrivi. Se lui utilizza la N-Word bene, normale, e poi si pone lo stesso problema al contrario, dicendo no, guarda, F così, non andava bene uguale. Ah, non andava bene uguale. Certo non andava bene uguale. Perfetto, quindi non è, là non l'ha fatto con la F-Word. Secondo te lo deve fare con tutti o con nessuno? Cioè non può darti uno spunto e poi continuare. No, infatti, cioè non esiste in darti uno spunto e poi continuare. Che è esattamente quello che tu hai detto, cioè che ha fatto due pesi e due misure. Va bene. E l'ha fatto anche con i dialetti romani. Perché il dialetto romano, la prima volta ti ha spiegato. Stai paragonando il dialetto romano alla N-Word. Vedi, no, è il concetto. E no, si sta parlando del concetto. No, si no, sta no. parlando del concetto. No, si sta parlando della portata culturale delle parole. No, perché sul concetto non torna questa cosa. Allora, perché avrebbe dovuto spiegare tutte le volte le parole romane, se l'ha fatto la prima volta. No, perché il come funziona? La prima volta le spiega. Ma che cazzo stai a dire? Il problema. No, non c'entra un cazzo, perché il problema è l'importanza culturale della parola. Ma cos'è l'importanza culturale della parola? Ma che discorso fai? DF in live, vedi che succede. Ma è vietato. E allora, perché le parole hanno significati differenti in base a quella, è l'importanza storica. Allora il concetto non lo stai criticando. Va bene, torniamo su. No, perché sto giochetto di finta semantica con me non funziona. Tu me lo fai. Allora, ricominciamo da capo. Quando ti vado sull'effettivo mi critichi il concetto. No. Quando ti parlo del concetto mi vai sull'effettivo. È perché tu non sai l'italiano, no, è questo tu, il problema perché tuo. Perché tu non vuoi perdere. No, perché io ti dico che vuoi perdere. Il problema tu hai deciso che la tua idea deve funzionare e cerchi di farla funzionare. Allora, utilizzo le tue parole stupide da tizio che c'ha forse il liceo. Il concetto lo applichiamo al contesto delle parole. Il concetto più l'importanza storico-culturale delle parole. A me che lui fa lo spiegone col romano non lo fa, cambia relativamente poco, perché non c'è un valore socioculturale dietro rispetto a utilizzare la parola con la F e la parola con la N, che sia anche il concetto. Al concetto aggiungici l'importanza storico-culturale di dove vengono delle parole e perché bisogna eliminarle o non utilizzarle. Possiamo parlare della serie? Quindi tu dai la stessa importanza alla F e alla N.
Certo, stavo sullo stesso piano, certo. Perfetto. E allora tutta la storia del lui non l'ha, lui l'ha fatto perché è più importante la N, non è vero. Ah no, è quello che mi ha fatto. Per me stanno sullo stesso piano. Perché se tu mi dici, se certe parole non devono essere utilizzate perché siamo a essere noi primi, io gli dico tutte le parole, non quelle di più, quelle di meno. Non perché se tu dici la F, sai, me lo concedono, allora va bene, anche, la N no. No, attenzione, perché anche le parole si può discutere, ok? Perché, ad esempio, perché nazisti va bene? Nazisti va bene? C'è una cancel culture contro i nazisti? No, 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 aspetta, aspetta, ma stiamo parlando degli altri o di te, Maggi? No, fermo un attimo, perché mi sembra che stai fondendo un po' le cose. Perché, ma dipende da quello che pensano gli altri o dipende da quello che pensi tu? Chiedi. Ok? Secondo voi ma chiedi a chi? Ma chiedi a chi? Chi sei tu qua, Maggi? Sti cazzi degli altri? No, no, no. Secondo te, secondo te c'è una differenza tra nazista, F e N-word? NF sono che te l'hanno obbligato gli altri, no, no, no. Parliamo, no, no, io sto parlando in relazione a quello che è il contesto storico in cui viviamo. Chiedi, secondo te, a tutte le persone, NF hanno una storia di una importanza diversa. Ma chi lo devo chiedere? A chiunque, chi lo devo... anche a Livio. Ma quindi tutti. Secondo quindi, te, NF sono sulla stessa, sullo stesso piano. Ti fai piegare dalla società. Mi faccio piegare? Cioè, tu stai criticando Zero Calcare perché non ha coraggio e poi tu sei il primo che, cioè, naturalmente si piega al volere della società. Perché io parlo con te e tu mi dici chiedilo a loro. Cioè, quindi la tua idea è rappresentata da quello che dico in chat. Io parlo di percezione culturale del ma non me ne frega un cazzo, a me quello che pensi. Oh, se te pensi che NF sono due cose diverse, buon per te, no, ma sei fuori dal mondo. Non penso che NF siano due cose diverse. Io penso che anche tu ti lasci trascinare da quello che la gente ha deciso per te. No. Ok, sì, perché tu pensi è una che stronzata. Lui non abbia detto N, perché? Ma abbia detto F, il perché fatto gli altri perché gli altri questo è un errore, N gravissimo, F un po' meno grave. Il nazista invece si può dire perché abbiamo deciso noi arbitrariamente questo che sia un errore. Questo è un errore concettuale. Questo è un errore concettuale. Perché se quello che penso io lo pensano anche gli altri, non vuol dire che io lo penso perché lo pensano gli altri. E che ci siamo trovati su un fronte comune in modo del tutto naturale. Questo è proprio un errore logico che fai. No, no, io infatti voglio sapere da Maggi se secondo Maggi è giusto dire nazista. È giusto dire nazista. Contestualizzato al contesto artistico, certo. Ma che se fai il film su a Schindler's List non parli di nazisti, che ci metti? E quindi va bene anche dire la N e la F word. Ma in contesti artistici contestualizzati, certo. Tu sei dell'idea che tutte queste parole vanno dette senza censurare. Io sono per l'idea che se tu vuoi mettere a schermo il fatto che un'assemblea romana è fatta da del municipio, da gente del cazzo che utilizza gli immigranti solo come arma politica e culturalmente li chiama né, li devi far chiamare né. Ok, vabbè. Quindi tu sei dell'idea che le parole vanno usate sempre tutte. Basta. Contestualizzato è un contesto artistico. Okay, basta, e questa è un'idea. Però attenzione, perché... ma ci ho capito, ma se io faccio il film, se io faccio il remake italiano di Amistad in cui parlo dei coloni e degli spagnoli, ma gli spagnoli come li devono chiamare, gli schiavi? Ragazzi con una pigmentazione diversa. Perfetto. Ma che cazzo stai a dire? No, ma è una. No, non mettere voci. Sì, basta. Non mettere voci su queste cose. Basta, stavo parlando di mezzo. Parliamo della serie. Ma cazzo, basta, questa è la serie. No, state a parlare di una solo stronzata. Di ma che stronzata, perché tu non capisci un cazzo. Questa è la serie. Ma di che devi parlare? Oh, regà, figo come ha messo il manager milanese. È uguale. Vi giuro, è uguale. È uguale. Cioè, è uguale. Andate a Milano. Fidatevi. L'ha preso. L'ha preso. Cioè, nel senso, mi sono impressionato. Mi sono impressionato per la coerenza e la precisione. A me una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Vai. Di questa serie è il fatto che il percorso dell'eroe lo fanno sia Zero che tendenzialmente l'antagonista amico, cioè l'antieroe. Cesare fa il percorso dell'eroe. Sì, fa il percorso. Secondo te com'è finito Cesare? No, è finito male, però ha fatto un percorso anche di mezza redenzione. Cioè, è interessante vedere il personaggio di Cesare, secondo me, all'interno di questa storia, perché sembra che poi abbia il percorso, però poi c'è la parte finale dove dici, ok, adesso è il momento di svolta definitivo, che però poi non succede perché tutti e due alla fine stanno zitti. E però in realtà si sono capiti, cioè, per come l'ho interpretata io. E mi è piaciuto un sacco perché è realistico. Allora, cioè, non è una cosa, capito, a no, lieto fine. È molto realistica. È per bello. Questo, per questo non lo chiamerei percorso dell'eroe, perché in realtà alla fine credo faccia una brutta fine. E qualcuno l'ha staccato mentre si dimenava come un pazzo. Vabbè. Io, cioè, a me è piaciuta moltissimo quella scena
di Cesare che parla col megafono, perché lì ti fa capire molto bene la differenza tra chi combatte davvero per un'idea sua che vuole cambiare, anche magari facendosi trascinare in qualcosa che è sbagliato, e chi invece sa benissimo che sta usando, sfruttando il malessere delle persone per fini personali. Cioè, quello che gli va a levare il megafono, glielo va a levare perché lui in quel momento sta dicendo cose vere, ma che non vanno a loro favore. Ok? Cioè, tu lì devi dire solo quello che va a favore del loro obiettivo, e non stanno combattendo per te, stanno combattendo per arricchirsi, arricchirsi di potere, economicamente. Però ha messo in scena, cioè, io capisco che lui ce l'abbia per vicissitudini personali con le persone di destra, ma mettere a schermo semplicemente degli idioti stereotipati è anche una rappresentazione. Ma quella è la visione sua. No. Ci lui sta, no, che no, la metta così. Ho capito, però c'è un po' fazioso, cioè, cioè, perché dai, sì. Maggi, l'hai detto tu. No, però nel senso sarebbe stato più bello, visto che... No, Maggi, questo è bello perché è la visione di Zero Calcare. No, attenzione. È la visione di Zero Calcare. Tu stai vedendo questa sera attraverso il suo racconto. E infatti non è che c'è una tizia con la testa da dinosauro, da pterodattilo. Non è che c'è. È il tutto attraverso la sua visione. E lui, essendo fazioso... No, ma io, non sto parlando del megafono. Di quando fa parlare lui li vede come degli stupidi. Quando li fa parlare che non sanno leggere. Bravo, esatto. Lui li vede, tu lo vedi attraverso i suoi occhi. Sono tutti, perché c'è il tizio che dovrebbe farlo, che non sa leggere, là quell'altro glielo prende e l'altro sa parlare tranquillamente, ok? Cioè non è che sono tutti così. Cioè lui ti fa vedere varie tipologie. Ma anche se fosse in mezzo, ma anche se fosse che lui li vede tutti stupidi, andrebbe bene uguale. Cioè, se lui li vede tutti certo, stupidi, però non è così, anche perché poi... Però non è una rappresentazione della realtà, le fa pure dalla... Ma Maggi, ma tu hai visto persone con la testa da pterodattilo? No, non è... Con la testa da giraffa? No. Aspetta, lui... Con la testa da ornitorinco? Non è quello, però lui alcune persone le rappresenta in determinati contesti molto veritieri. L'assemblea, dove ognuno... Cioè, lì non ci sono buoni e cattivi nell'assemblea. Ci sono persone con tutte grigie, questo con interessi particolari. Questo però è un bias. Questo però è un bias. Cioè, tu dici che le uniche scene veritiere sono quelle in cui non c'è un buono e un cattivo. Cioè, qualsiasi scena in cui una fazione è il cattivo perché fa una cosa cattiva non è veritiera. Perché se fosse veritiera non ci sarebbe solo un cattivo. Non è così. No. Cioè, non è così. Ci sono situazioni in cui c'è una parte che so dei pezzi di merda e basta. Cioè, io non sto dicendo quale parte sia, ma ci sono situazioni in cui uno dei due sbaglia e basta. Anche nelle relazioni personali. Non è che sempre la colpa sta a metà. Ci sono delle volte che uno dei due fa una cazzata. Ha fatto una cazzata. Sì, vabbè, ma quello che voglio dire è che se tu vuoi in qualche modo mettere a schermo e criticare una parte politica italiana che è quella dell'estrema destra, scimmiottarla è molto meno incisiva quanto invece mettere a schermo il fatto che guarda, questi hanno delle idee molto controverse. Lui tendenzialmente, tu stai pensando che ti sta raccontando una storia vera, ok? Beh, lui parte da basi vere, perfetto. Lui va là per fare a botte con sti tizi. Infatti è normale che li veda come degli netti. Devo insultare sto deficiente. Allora, che altro c'è? Tu non credo abbia mai fatto politica, piccolo insetto. Io sono laureato in scienze politiche, idiota. Chi? Ah, questo coglione. Chi? Quindi io ne so molto. Io ne so molto più di te. Ma stai calmo. No, ma che ne sai? Magari un politico. Io ne so comunque più di te. Ma perché? E ai comizi ci sono nato. E i comizi ci sono nato. Quindi io i comizi a Ostia d'estrema destra l'ho visti. Non so tutti stupidi. Sicuramente c'è una parte politica che si lascia trasportare, come la lucertola che vuole fare pizze e basta. Ma da qui a dire che all'interno di questa tipologia di personaggi, e ti faccio degli esempi, lo sai che a Ostia sono state sfrattate delle persone in case popolari perché abusive, alle quali sono stati messi degli altri tizi che avevano i migranti, quelli che avevano i rifugiati politici, quelle persone. Questo da dove nasce il comizio di centrodestra famoso del 2015, quando io andavo all'università.
molti di quelli erano i figli di quelli che stavano sfrattando, che erano persone con 600 euro di pensione e non sapevano dove andare. Quindi magari si hanno sbagliato nei modi, però come vedi, se tu poi a un certo punto entri all'interno di un'ottica più veritiera, la realtà non è sempre quella che pensi. Io quello che ti dico è, se li vuoi mettere a schermo che sono degli idioti e che sbagliano dal punto di vista politico, puoi farlo, ma occhio che categorizzarli tutti come tutti degli idioti è passa un messaggio fallace. No, però attenzione, perché allora, posto che secondo me invece e quella che mette a schermo no estrema destra, io non so di estrema destra, però vi faccio capire che occhio, perché alcune rivendicazioni, è della Lazio, alcune rivendicazioni comunque politiche non per forza sono così sbagliate. Cioè, se tu per esempio eri a Ostia quel periodo, ti rendevi conto che magari potevi empatizzare o ma no, succede con anche nella serie, Maggi, succede anche nella serie, tu ti stai concentrando sul tizio che non riesce a leggere, che magari è vero, cioè magari quando c'erano quelle cose e quel tizio doveva di si impicciava e quindi zero poi, calcare che se lo ricorda, vuol dire? Ma poi ci sta, ma ci sta anche okay. Lo sfottò, no, cioè, però, immaginati se zero durante calcare fosse super romanista, ok, va allo stadio eccetera, li rappresenta come degli imbecilli laziali, no, anche no, se non aspetta. È vero, allora, ma allora, è la sua visione. Allora, secondo me, Zero Calcare rappresenta la realtà dei fatti per come l'ha vista lui. È cioè quello lui, che sto anche dicendo. Perché lui fa molte critiche anche dall'altra parte. Ok, poi tu fai finta che non ci siano. O meglio, dici che le uniche parti vere sono quelle in cui critica la sua stessa fazione. No, strana, non è vero. No, sì, perché nell'assemblea politica mica critica la stessa fazione. No, perché critica anche il modo di fare dell'Pterodattilo. E gli dice che perché questa cosa è una cosa ormai obsoleta, passata. Cioè i suoi ideali sono ideali che non funzionano più. Glielo dice. Lo dice e dice anche, adesso mi sto inimicando anche gli ultimi che mi stavano. Ma che cazzo dici, Getter? Non è vero, nessuno viene sfrattato nella serie. Ma che cazzo dici? Sì, Maggi, stanno chiudendo la scuola, stanno chiudendo la scuola. È la stessa cosa, chiudono la scuola invece che di chiudere la casa. Ma è quella cosa, la gente finisce per strada perché perde il lavoro, non c'hanno più un posto. No, non c'entra niente. Io sto parlando di, c'è un tizio a casa, gli levano la casa per mettergli un'altra. Lì semplicemente dice chiudiamo la scuola perché si sta spopolando a causa del centro, non c'entra niente. La gente niente sta perdendo il lavoro. Okay. Cioè, non c'entra niente quello che ho detto io. No, c'entra la stessa cosa. Da una parte quello che hai detto te è ci sono queste persone da localizzare, ne vengono sfrattate altre per mettere quelle. Ok, poi bisognerebbe vedere, io non ne so niente, quindi mi sto basando su quello che hai detto te. E, ok, da quest'altra parte ci sono delle persone da localizzare, vengono localizzate e a causa di questa localizzazione della gente perde il lavoro e finisce per strada. Ok? Il concetto è lo stesso. La gente finisce per strada perché queste persone, che non si sa dove metterle, vengono messe in un posto per cui altra gente finisce per strada. Ok? Poi ci sarebbe da discutere sul reale motivo per cui la gente finisce per strada. Ok? E questa è poi anche una cosa che viene messa ma a poi, schermo. Ma criticare una visione personale secondo me ha poco senso. Cioè, magari tra 20 anni esce la nuova serie di Zero Calcare, nuovo fumetto di Zero Calcare, dove ti dice ammazza come ero coglione quando pensavo sta cosa. Cioè, è un percorso che tu vedi umano nella sua storia, ma si può evolvere e criticarlo su quello che vede lui e che ha visto in quel momento, secondo me non ha senso. Ma poi lui parla. Lui parla, cioè la storia si basa su lui che commette un reato. Sì. Cioè, nel senso, non è che sono gli altri suoi coglioni, perché in realtà, pure Zero Calcare passa un po' da coglione. Perché ciao, Sommo. Lui, sebbene, insomma, Maggi l'ha reso abbastanza cattivo, Ma oggi è il tuo anniversario della laurea, perché vedo che oggi. No. Ah, ok. Marzo. Ma falla finita, insomma, ecco un altro. L'amico di Maggi. Guardalo. Insomma, ti devo scrivere su Instagram. Se non ci fosse Netflix, non gliela faceva girare nessuno questa serie in Italia. Nessuno. Col cazzo che usciva questa serie in Italia. Paternalista e noioso. Comunque, secondo me. Cioè, le critiche un po' di secondo la sua visione, cioè è normale. Cioè, io mi aspetto cose faziose. Io me le aspetto. Perché? Perché ognuno di noi è fazioso su qualcosa. Cioè, se Francesco facesse una serie, metterebbe Hunter x Hunter come tutti, bravissimi. Quelli che invece se leggono Evangelion li vede con Corvinello, magari, che cazzo ne so. Cioè, ma io non è che posso dire è fazioso. Grazie, ma è sua. Ma certo, ma è una sua idea della cosa. Ah, tra l'altro, ecco, un'altra cosa che a me è piaciuta tantissimo
e che è tra l'altro una dinamica che trovo estremamente interessante, è appunto il concetto di combattere per qualcosa sacrificando qualcos'altro, perché è un po' la stessa idea. Poi noioso, questo secondo me è una delle cose meno noioso, voglio vedere chi c'ha le palle di farlo, noioso, beh, è bello grattarsi la pancia a casa, vedi chi c'ha le palle di mettere a repentaglio la propria vita per un'idea, soprattutto per qualcun altro, ma vabbè. E, bello anche il discorso che fa lei su tutto il suo percorso di vita, no, perché no, certo, è proprio certo, reale, cioè, no, perché ti fa capire quante volte sia, vedi tutti che vanno avanti e tu che rimani indietro, che combattere per un ideale, diciamo, anche utopistico, è una merda, non te ne viene niente, e perdi tutto, la gente te guarda male, spesso a parte quelli che capiscono il tuo sacrificio per il loro bene, ma tanta altra gente ti guarda pure male, ok? Cioè, ci sono tante cose, in Italia tanti politici non fanno delle battaglie, perché fare delle battaglie su determinate cose ti portano pochi consensi e gente che te se incula. Ma chi te lo fa fare? Anche se sarebbe la cosa giusta fare, ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Perdi su tutta la linea, chi te lo fa fare? La gente che lo fa vive una merda, che sacrifica tutto. Cioè, quelle persone che stanno in carcere perché volevano difendere sta gente che non c'ha una casa, poi che si può discutere sull'argomento, sulla dinamica, ma quella gente, la gente che si fa arrestare o prende multoni perché sta combattendo per il clima, quella gente c'ha due palle giganti, ok? Cioè, noi non abbiamo il coraggio di farlo. Io, in generale, non riesco mai a criticare i metodi di queste persone, perché sono persone che fanno una cosa che, a mio parere, è per il bene collettivo, e la fanno sacrificando loro stessi, e io non riesco a farlo, perché io non riesco a sacrificare me stesso per un ideale collettivo, tra l'altro anche mal visto da un sacco di gente. Cioè, tu, nella società moderna, devi pure combattere per convincere la gente che il cambiamento climatico è un problema. Cioè, tu dovresti combattere per convincerli a sacrificare un pezzetto di quello che hanno in nome di quella cosa. Neanche. Manco sei arrivato ancora lì. Tu devi litigare per convincerli all'esistenza del problema, non per convincerli a sacrificare qualcosa di loro per risolverlo, che è il secondo step a cui ancora non si è arrivati, ok? Perché nel caso del clima, una volta che abbiamo capito che c'è un problema, poi dovremmo litigare sul chi è che sa prendere culo per risolverlo, perché quella è la vera litigata, perché quella è la vera litigata. È come la cosa i rigassificatori, servono i rigassificatori, sì, però lo fai sotto casa tua, ok? Quella è la vera litigata. Cioè, noi stiamo ancora litigando se servono, poi la seconda litigata è sotto a casa di chi li mettiamo, ok? Quindi la gente che sacrifica se stessa per cercare di aprire gli occhi alla popolazione e migliorare la società, per me ha sempre rispetto, anche se a volte sbagliano nei modi. E io, che in realtà percepisco di non star facendo abbastanza, non mi sento nella condizione di criticarli. Non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. Cioè, uno può sbagliare ogni tanto nel fare qualcosa, anch'io non sono d'accordo. Cioè, il tizio che crea il danno effettivo alla statua perché ci si appiccica. Ora c'è odore di gas. Sì. Lo senti? Sì. Ma esplode tutto. Il litigio è per sacrificarsi e pagare la transizione ecologica, Getter. Ma magari fossimo già lì. Guarda che tutta la maggior parte degli over 50 ti dicono proprio che sono tutte cazzate. Ma hai visto quanto faceva freddo l'altro giorno? Ma nevica cosa? Ma che sono tutte cazzate. Quindi purtroppo, ancora non siamo a quel livello. Purtroppo. Tutto a posto? Sì, no, viene da fuori. C'è una perdita di gas da fuori anche ieri sera. Sta per esplodere. Vabbè, famo la live della vita. Finiamo col botto, ragazzi. Esatto. Se esplode tutto, cercherò di fare un IRL.
prendo il telefono, cerco di prendere, c'ho il 17%, vi farò vedere la devastazione, però. E quello che, e alla fine quello che dice Cesare è Cesare è un personaggio bellissimo, è la cosa giù, cioè alla fine piassela con quei poveracci che vengono rimbarzati da una parte all'altra è un modo per sfogare le proprie rabbie represse, ma che non porta a nessun miglioramento per la società. Il miglioramento della società avviene quando la critica, la contestazione politica viene fatta a chi ha il potere di cambiarle quelle cose, ok? Cioè chi sta in cima, chi ha l'onore oltre che l'onere di stare in cima, ok? Cioè, e qua chiudo dicendo che la gente che dice sono come te, votami, è la cosa più sbagliata che esista. Non lo vede. Voi dovete votare una persona che è meglio di voi, ok? Se no ci andavate voi, se no ci andavate voi, che vuol dire sei uguale a me? Fai schifo se sei uguale a me a governare. No, a te governare, devi essere, sì, te devi essere il migliore, devi essere il migliore, non devi essere come me. Se no, no ci vado io, no? Negli ideali, poi, cioè, sono come te, però so fare cose. No, meglio. No. Vabbè. Vabbè, comunque, serie clamorosa. Tutto il discorso che fa pure l'amica sua, che non mi ricordo come si chiama, è bellissimo. Il fatto della statua, tra l'altro, bellissimo. Infatti, come riaggancia il fatto... È una critica, sì, sì, al loro modo di pensare. Sì, eh? Sì, sì, sì. No, ma è molto bello anche come... Perché non è solo artistico, secondo me, dal punto di vista delle idee che ti porta, ma anche proprio come si aggancia negli esempi che fa. Lui ti fa vedere prima lei, che è come un faro, no? E poi lei ti dice, sì, io sono un faro, ma io sono ferma. Io sono ferma, non mi muovo. Hai mai pensato io come mi sentissi in quei momenti? Cioè, io vedo voi che andate avanti e io che sono il faro rimango ferma, sono inchiodata alla panchina. Bellissimo, una cosa che hanno provato un sacco di persone. Ci sono un sacco di concetti che nella vita di un uomo passano e lui li riesce, secondo me, a trasmettere con una potenza non indifferente. Poi... E poi secondo me anche il finale parla molto della vendetta, cioè, bello anche che cancellano il video. Il non vendicarsi in una situazione è molto difficile. Non solo non vendicarsi, anche lì non sacrificare se stessi, perché poi loro lì passano i guai, perché infatti per quello dicevo della cosa, perché io non so neanche se poi cioè come è proseguita questa cosa a livello legale, ok? Perché se non è mai uscito fuori chi gliel'ha dato quel cazzotto, hanno passato i guai pure loro, sì, 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 ok, certo, e hanno scelto di passare i guai, sì, ma non neanche più per quello che stava dalla loro parte. Cioè, loro passano i guai per non farli passare a quello che comunque sia è un nemico. Ha fatto un casino. Sì. Ok, ha fatto sì, un sì. casino, a quello che gli ha inculato i sordi, a quello che stava dall'altra parte della barricata quando è stato il momento di combattere. Quindi, cioè, ovviamente lì diciamo passano un po' da eroi loro, no? Però secondo me è giusto che sia così. Cioè, se tu fai quella scelta in quel momento, è giusto e tu passi da eroe. Sì, 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 sì. Perché è una scelta difficilissima da fare. Sì, sì, sì. Io sono d'accordo. E ti fa vedere tanti punti di vista, tante cose. Anche mi ci sono rivisto anche quando, che ne so, lui sta alle macchinette e dice, oh, tra tutti ha scelto proprio me che sono il più sfigato, in quel momento mi sono sentito il più forte, andavo in giro, chi è che mi rompe il cazzo adesso, così. Ah, ho visto anche un uso superiore di parolacce in questa uguale alla prima. Uguale alla prima, a me è sembrato superiore. L'armadillo parla proprio così. No, no, non l'armadillo, tutti i personaggi, dico. E, però vabbè, questo chi se ne frega. E, a me è piaciuta tanto. A me è piaciuta tanto e le do un 9,5. Ma c'hai con me? No, sì. A me la parte del NF mi ha fatto schifo, 8. Ti ho detto prima ti modifica il voto, ma hai detto di no. No, sì. Ma prima te l'ho detto, te l'ho pure proprio chiesto. Questo modifica l'idea che hai dell'ho e mi hai detto sì, no. Sì, sì, certo. Cioè, in piccola parte. Sì, cioè, ovviamente, certo, è una cosa. Quanto gli avresti dato se non avessi messo quella parte? Mezzo voto in più.
se non avesse messo proprio la parola N, cioè proprio quei tre minuti. No, se l'avesse fatta bene quella parte. No, l'avesse levata. Se non ci fosse... Ah, guarda, forse anche 9, perché vuol dire che ci sarebbe stato il coraggio di mettere la F e lasciarla en passant. Però ti rendi conto che è una cosa in più? No, non è una cosa in più, perché è una cosa proprio dell'opera, non è in più. Perché... E fa parte di non metterla, però l'ha fatto. Che ragionamento è? E l'ha fatto con un intento. E l'ha fatto con un intento specifico, non andando fino in fondo nell'intento specifico. Perché in quel caso, se tu mi vuoi far vedere a schermo, mi vuoi dimostrare che, oh, ma guarda che nei municipi romani si utilizzano quelle parole perché ci sono dei vecchi ornitorinchi che non sai come sono fatti, che sono dei portacabbana vecchi, di quelli non gliene frega niente, per loro chiamarli in quel modo è normalissimo. Bello. Giusto, c'ha senso. Guarda che in determinati contesti io ti chiamo F, perché, ma per me quella parola non c'ha senso, è come di scemotto. Infatti, il procuratore, come si chiama? Il produttore, guarda sto, ma non perché lo sia realmente Zero Calcare, ma perché ti fa capire che l'espressione gergale italiana in molti contesti è utilizzato come quasi fosse un intercalare, come in Veneto usano la bestemmia come intercalare. Cioè, che tendenzialmente è sbagliata. Vedi, e infatti lui ti vuole dire, guarda che non si fa. Cioè, anche se tu forse non lo pensi realmente, ma lo usi come intercalare, è una critica. Però la cosa bella non è tanto il fatto che mette le parole. Secondo me la cosa bella all'inizio, la cosa che ho apprezzato più, è che lui non fa spiegoni. È giusto, non devi fare spiegoni. Cioè, io ti sto dicendo, guarda che in determinati contesti un pezzo di merda parla così. Perché ti devo spiegare che un pezzo di merda cattivo parla così? Parla così. Se ti passa uno col motorino e ti abbraccia per mano nella Roma degli anni 90, ma anche adesso, e dice abbandate, te lo dice. Te lo dice perché è figlio della sua cultura. Non è che te devo fare lo spiegone. Però non mi fare nemmeno lo spiegone con Ellen Ward. Mi fai capire che in quei contesti i migranti vengono visti come astine. Ah sì, ok, vabbè, che ci devo fare con questi? Bello, così, en passant, tutto en passant. Io l'avrei preferito. O se vuoi farmi capire, guarda, è una serie Netflix, ci ho pensato, ho avuto tutto un travaglio anteriore, perché so che ci sono delle problematiche inerenti al fatto che culturalmente queste parole hanno un peso molto molto importante. Lo fai all'inizio, lo fai tu. O lo fai tutto, lo fai bene o non lo fai. Comunque avevo letto pure in chat, diciamo, non capisco perché hanno fatto parlare, hanno messo tutti che parlano come Zero Calcare, ma lei parla in maniera diversa. Ragazzi, nel passato c'hanno tutti, tranne Armadillo, la voce sua. Nel presente hanno messo i doppiatori. C'è un motivo. No, secondo me... Non è secondo me così... No, lei gli parla con la voce sua quando lui gli va. Sempre nel passato. Quando lui va da lei a dirgli che cazzo hai fatto, lei parla con la sua voce, non con quella di Zero Calcare. No, parla con la voce di Zero Calcare. Il presente è soltanto la fine dell'opera. Non sempre, come dici tu, nella prima stagione. Guarda che secondo me... Scusa, quando c'è la cosa del falo dici? No, quello è Zero. È quella di Zero? Nel passato... No, perché quando... mi ricordo che a un certo punto parla con la sua voce, ma non... qual è la scena in cui parla con la sua voce? È lei? Negli interrogatori. Quando è lei che... Nel finale. Negli interrogatori, sì. Che è il presente. Nella storia. Nel presente ci sono i doppiatori, e invece quando ricorda lui... C'hanno tutti la sua voce. Anche quello ti fa capire che è tutta una sua visione delle cose. Infatti l'unico che non ce l'ha è l'Armadillo. Sì, però... è vero. E no, anche quando li interrogano stanno nel presente. Sì, quello sto a dire. Sì, va bene. E io gli do 10. Io gli do 10, ma non soltanto per l'opera. Io gli do 10 perché secondo me è stato perfetto il percorso. Cioè è stato perfetto il fatto che tutti si siano innamorati di Zero Calcare e che poi lui li abbia messi davanti alla realtà dei fatti e ha generato in tantissime persone un contrasto interiore. Questa cosa mi piace tantissimo. Cioè... ho percepito in delle persone un po' di essere state tradite, alcune ingannate e altre che non te lo vogliono dire. Sì. Cioè, secondo me è proprio il contesto, oltre al fatto che veramente
cioè io adoro Zero Calcare, cioè proprio, cioè veramente qualsiasi cosa racconta per me è incredibilmente divertente e pungente. E però adoro vedere l'incresparsi delle persone che non se l'aspettavano. È una cosa che cioè è una dinamica che magari è successa anche con altre opere in passato, ma che io non ho mai vissuto in prima persona. Cioè questa l'ho proprio vissuta tutta, capito? Cioè quando ho cominciato a vedere la serie, quando ho capito dove si andava, però ho detto cazzo, questo sarà il delirio. E, oltre al fatto che cioè mi ritrovo molto in tutti quei dilemmi etici che lui si pone. Cioè, sono cose che si pensano. Sì, cioè, tutta la dinamica dell'avvicinamento alla vita vera, fra alla puntata, quella in TV. Tutto l'avvicinamento è una cosa in cui mi ci rivedo molto. È difficilissima da gestire. Cioè, non sai proprio qual è la risposta giusta. Cioè, è meglio farla uscire. Vabbè, adesso il film, la serie, e anche scendendo a uno o due compromessi, oppure invece per non tradire le persone che ami, insomma, quelle che tu reputi che stiano facendo il bene della società, piuttosto fai saltare tutto con le conseguenze, oltre a personali, ma anche di società stessa. Cioè, se noi non avessimo mai avuto questa serie, perché magari lui avesse fatto qualcosa di ancora più spinto per far andare sul cazzo la sua persona a qualcuno di quelli che gliela stava producendo, e tante persone non avrebbero provato questi sentimenti contrastanti. Quindi è difficile, cioè, proprio è difficile capire qual è la risposta giusta, secondo me. Va bene, ragazzuoli. Allora, ci vediamo stasera. Allora, una serata scoppiettante. Io non ce l'ho. Ma me l'hai detto ieri te. Sarebbe dovuto uscire. Ho capito tante cose, Drill. Ho capito tante cose. Bravo. Almeno l'hai detto che sei d'estrema sinistra, così almeno si capiscono tante cose. Però questo è un modo di vederla molto fazioso, Maggio. No, il suo. No. Sì. Tu che giudichi le persone in base al loro orientamento politico. No, perché... Non lo volevo dire, l'avevo intuito per come scriveva, perché lo sto a tenere d'occhio da un'ora. E ho capito perché questa serie gli è piaciuta tanto. Oh, non che io sia simpatizzante per l'estrema destra, ma avere il concetto che tutti gli esponenti politici di un partito sono tutti fasci, per come dici te, e tu so che ce li metti, e anche questo è molto estremista, al contrario. Ma che dici? Ma quelli... No, aspetta però. Cioè, lui non ha messo tutti gli esponenti della destra come fasci. Lui ha messo soltanto i fasci come fasci, perché quando vai all'assemblea comunale ci stanno quelli di destra, ma mica sono fasci quelli. No, attenzione, i fasci, chiamiamoli col loro nome, sono quelli che oggi sarebbero i teorici esponenti di Forza Nuova, ok? Quelli che erano... Io ho conosciuto quelli, esponenti di Forza Nuova e vi posso garantire che non sono tutte delle scimmie troglodite. Ci sono le scimmie troglodite. No, io sto parlando con Trill, che dice che quelli che sono di Forza Nuova sono tutte scimmie troglodite e picchiatori. Io ti posso garantire che ragionare così... Io le poche interazioni che ho avuto erano begli idioti, devo dire. Ti posso dire che io... C'è già esponenti di Forza Nuova che si sono laureati, cioè che vuol dire? Ma che... Oddio, c'hai st'idea della laurea. No, gente che ha studiato, gente che non stupida. No, cioè io dico, io non ho conosciuti dei trogloditi di Forza Nuova, sì, ma ho conosciuto anche gente molto valida. Io ho conosciuto anche gente laureata, erano dei coglioni, però. Ma no, coglioni non no, stupidi. Ma infatti io quello cioè, che discuto per come si comportano. E io quello che discuto è il generalizzare, dicendo che sono tutti così. Vabbè, ma certo, quello che ha fatto lui. Basta, ci sarà punto. Sempre quello, però insomma. No, ma anche perché posso dire guarda, non condivido ti ripeto, io molte ti dico, cose. Cioè, ad esempio, se tu prendi, che so, l'ISIS, ok? L'ISIS. E alla base dell'ISIS c'è tutta gente manipolata e per lo più ignorante, che viene mandata a morire in vari modi nel nome di una causa, ok?
in cima. Ma mica so coglioni. In cima a tutte queste dinamiche c'è sempre gente molto sveglia che sfrutta, ma non gliene frega un cazzo. Cioè, lui può essere di destra, di sinistra, di centro, del nord, del sud. Trovano un terreno fertile in qualche tipo di ambiente estremo e lo sfruttano per i propri interessi. Ok? È tutta gente molto sveglia. Quindi è normale che ci sia gente molto sveglia in tutti gli ambiti. Sono quelli che... Sì, ma paragonare un movimento politico all'ISIS non mi sembra proprio la stessa cosa. Quelli che ci guadagnano. No, infatti ho fatto un'estremizzazione ancora di più, perché se no sembra che... una setta, che ne so, una setta. In cima a qualsiasi cosa, per quanto possa essere nella nostra mente una cosa assurda, in cima c'è sempre gente sveglia. Sempre, sempre. Alla base spesso c'è gente ignorante, manipolata, ma sì, disperata. È come di okay. Mafiosi, no? Vabbè, ma c'è, mica sono tutti gli esatto, coglioni. Esatto, cioè, okay. È pieno di gente sveglia, delle teste di acculturata. Cazzo, però. Sì, cioè, tu puoi essere una testa di cazzo e essere un genio, cioè, Ozymandias è una testa di cazzo, un genio, quindi non è che devono essere il tutti per forza troglioniti. Il della setta di Chloe di Smallville. Sì, no, esatto, esatto. Quindi sì. Cioè, non è che queste idee sono tutti troglioditi. No, non è vero. Cioè, soprattutto salendo su, c'è gente che sfrutta determinate dinamiche sociali per i propri interessi. E lui potrebbe essere da una parte e dall'altra. È come quando c'è Rox che dice: io posso fare sia l'accusa sia la difesa di questo argomento. Non gliene frega un cazzo. A lui basta vincere. Può essere sia l'accusa, la difesa, scegliete voi, mi basta trovare campo fertile e qualcuno che mi segue. Okay? Cazzo, ma ti ho mai detto che ho fatto parte di Forza Nuova io? Ma quando l'ho detto? Vabbè, Maggi, procede, io non vi sto come seguendo, fai ad avere e rivederti negli ideali di Forza Nuova? Ma quando ti ho detto che non ha detto, t'ho detto che ho conosciuto questo. Gente di Forza non Nuova, ci ho detto un'altra cosa io. C'ho degli amici di Forza Nuova, se lo volete sapere, sì, ce l'ho, gente validissima che ha studiato. Con due lauree, una triennale e una magistrale. Cioè, gente con la quale puoi tranquillamente. Fisso. No, ma non è quello per farvi oggi capire. Che... Infatti, ho detto l'anniversario della. Perché laurea, è gente con la quale puoi discutere, con la quale puoi disquisire, che si è informata, certo. E con la quale puoi parlare. No, io ce l'avevo. Ma con l'estremista di sinistra ce l'avevo io. Che invece è lui. La mia critica non è quella, la mia critica è che, occhio, che se tu mi generalizzi tutti gli altri, stai facendo lo stesso ragionamento che fanno loro, cioè stai estremizzando anche tu, sbagliando. Io dico, io sono contro il dover estremizzare. Come tutte estremizzare, cioè lui parte alla base da un concetto del i vostri ideali fanno schifo, ok? Il motivo per cui li seguite è vostro, ma i vostri ideali fanno schifo, questa è l'idea. Comunque sia, porca miseria. C'erano molti di Forza Nuova che c'entravano soltanto perché faceva figo. Sì, è vero. Vabbè. Ma sì, poi se gente, qualcuno si lascia trasportare, cioè, sì. Ok. Però, cioè, per dire, questa cosa anche del... Cioè, ad esempio, ti ho detto, io, per me è da 10 sta serie, ma io mica sono d'estrema sinistra. Calcola che se tu lo chiedi a un sacco di miei amici, i nostri amici ti dicono che hanno due lauree, se gli dici triennale più magistrale. Perché sono due tesi. Va bene. Vabbè, questo è... Va bene. Dai, ci vediamo stasera. Ci vediamo stasera, ragazzi. Bene, stasera live scoppiettante. Scoppiettante. Nel senso che scoppiamo col gas. Sì. O così, o comunque sarà una live dove vedremo un po' di cose, gente che parla. E bella. Ciao. Buona serata.